Io vi ringrazio di cuore per avermi chiamato a fare la testimonianza dei fatti vissuti con Madre Speranza. Io devo ringraziare il Signore e la Madonna per il grande dono che mi ha concesso di farmi vivere per circa 35 anni a questa grande mistica veramente straordinaria. Io vi dirò soltanto alcune briciole in proporzione di giganteschi fatti mistici che il Signore tramite Madre Speranza ha compiuto per farci capire che Lui è un Padre ricco di amore e di misericordia verso tutti noi. Io vi invito a leggere e meditare i libri di Madre Speranza, come il diario che lei ha scritto, poi la storia di Madre Speranza, i fatti mistici della madre. E poi è anche molto importante, la madre si raccomandava che tutti abbiano a pregare la novena all'amore misericordioso, anche questi pellegrini che vengono a prendere l'acqua. La madre diceva che prendono l'acqua è una cosa buona, però devono anche pregare, perché le grazie le fa il Signore e noi dobbiamo pregare Lui. La novena, dice, quello è un libretto, una preghiera molto gradita al Signore. Ecco, prima di parlare delle mie testimonianze, vorrei leggere brevemente alcune frasi scritte nel diario di Madre Speranza per farmi capire com'era guidata dal Signore. La madre, tutto quello che faceva, diceva sempre: io faccio solo la volontà del Signore. E lei, il Signore, gli appariva continuamente, 3-4 volte al giorno. Io l'ho visto più di una volta in estesi, qualche volta, ecco, non sempre. E quindi era un'anima veramente straordinaria, in cucina, per le scale, in camera sua, poi girava il mondo, andava in bilocazione, gli appariva il Signore e lì nella camera soffriva la passione. Poi gli apparivano le anime del purgatorio, le anime del paradiso, e negli ultimi anni riceveva perfino un centinaio di persone, ma lei ne voleva uno per volta che entrasse nella sua stanza, perché dice: io quando vedo una persona, il Signore mi illumina e so tutto quello che gli devo dire. Infatti la gente usciva dalla Madre Speranza piangendo, scioccate. Dice: ma questa suora è un gigante di santità. Dice: io ho mai visto, che la madre era spagnola, questi che nemmeno la conoscevano, proprio per fama venivano lì per sfogarsi, per dire qualche cosa. Ma la madre incominciava a parlare, sapeva tutto, metteva tutto in cappò, capito? Era veramente straordinario, eccezionale. E io ho avuto questa grande fortuna che a Colle Valenza io sono stato uno dei primi. Io facevo scuola di matematica ai ragazzi della prima media, poi seconda, terza, fino a terzo liceo classico. Tutte le scuole dei ragazzi la matematica la facevo io, capito? Quindi del primo miracolo, se dovrei parlare di miracolo, è questo, perché ero perito elettrotecnico. Ma la madre dice: tu devi fare scuola, poi la prima tutti promossi, poi la seconda, la terza. Dico: madre, se lei prega che il Signore mi illumina, vado avanti. E ho fatto fino all'ultimo anno, fino a trigonometria, logaritmi. E ho avuto la fortuna che i ragazzi erano tutti promossi, ma non per la mia bravura, ma perché c'era la madre che pregava e poi c'era la benedizione del Signore, capito? Altrimenti non si spiegava. Ecco. Quindi adesso io vi vorrei leggere qualche frase scritta dalla madre. Io l'ho copiata dal diario della madre, mi piace a leggerle, perché queste sono scritte proprio del pugno suo. Poi vi incomincio a raccontare i fatti che ho visto io, le mie testimonianze, però prima mi piace a leggere, così vi rendete conto chi era Madre Speranza. Questa l'ha scritto lei e io l'ho copiata dal diario, e dice così: 8 novembre 1927 questa notte mi sono distratto. Quando la madre parlava di distrazione, era che gli appariva il Signore, ecco, per capirci. Dice: mi sono distratto, ecco, è apparso il Signore, ho visto il Signore, ecco.
ossia ho trascorso parte della notte fuori di me e molto unito al buon Gesù. Lui mi diceva che devo riuscire a farlo conoscere agli uomini non come un padre offeso dall'ingratitudine dei suoi figli, ma come un padre amorevole che cerca in ogni maniera di confortare, aiutare e rendere felice i suoi figli, e li segue, li cerca con un amore instancabile, come se non potesse essere felice senza di loro. Quanto mi ha impressionato questo padre mio, perché lei scriveva al padre spirituale cosa gli succedeva la notte, ecco, dell'apparizione. Qui già si conosce come il Signore vuole che sia conosciuto non come un giudice, ma come un padre pieno di amore e di misericordia, capito? Quindi per me queste frasi sono belle, perché ho conosciuto la madre insisteva, un altro, ecco, io ne ho scritto alcuni, l'ho copiato. 2 gennaio 1928. Questa notte mi sono distratta, ecco, l'ha passato il Signore, ecco, no? Sono andato in estasi, meglio ancora. E il buon Gesù mi ha detto che vuole servirsi di me per realizzare cose grandi. Io gli ho risposto che con il suo aiuto e la sua grazia sono disposta a fare tutto quello che vorrà, ma che mi sento molto inutile e incapace di fare qualcosa di buono. Lui ha aggiunto che è vero, ma vuole servirsi della mia nullità perché meglio risalti che è lui a realizzare imprese tanto grandi e di tanta utilità per la Chiesa e per le anime. Cosa vorrà da me il buon Gesù, padre mio? Il padre mi ha risposto che devo preoccuparmi soltanto di fare la volontà del buon Gesù, capito? E la madre ci diceva sempre, cioè quando il Signore mi diceva che io dovevo lasciare la Spagna, che madre Speranza è spagnola, e dice tu dovrai lasciare la Spagna, dovrai andare in Italia e a Colle Valenza in un bosco dove i cacciatori vanno a caccia a prendere gli uccelli, io ci voglio prendere le anime, là deve essere il roccolo della misericordia di Dio. Dice non più i cacciatori ci prenderanno gli uccelli, ma io ci voglio prendere le anime. Dice, quello sarebbe occhio, mi sembra. Io mi ricordo quando sono andato a Colle Valenza, io sono stato uno dei primi, Madre Speranza ci portava colazione, pranzo e cena, e ne eravamo in tre. E c'era Padre Gino che era il suo padre spirituale, poi c'era Padre Alfonso che era il parroco di Colle Valenza e io facevo scuola in matematica e ci avevo i primi ragazzi. Però quindi a pranzo, a mezzogiorno, mangiavano le suore. Poi noi andavamo nella stessa stanza, perché la madre all'inizio non aveva niente, è andata a Colle Valenza, ha preso in affitto 2 o 3 case. In una casa si andava a mangiare, la casa delle suore, con un'altra casa si faceva scuola e nei locali della parrocchia si andava anche a dormire, insomma tutte lì bisognava spostarsi, finché non ha cominciato a costruire, a fare questo grande complesso. Ma all'inizio era così. E quell'anno è stato l'anno più bello della vita mia. Io veramente all'inizio non ci capivo niente, non ci credevo nemmeno che giocava a pallone per l'Ascoli. Potete immaginare, io quando mi raccontavo questi fatti straordinari, per me, hai capito, erano cose, dico, questa sora parla, c'è stato un bel linguaggio, capito? Però dopo ho cominciato a credere quando ho cominciato a vedere i fatti. Io l'ho vista soffrire la passione, adesso poi dopo vi racconterò, vado un po' per ordine. Ecco, e mi ricordo che lì ci raccontava dei fatti da sbalordire, perché c'era Parigino, che era il padre spirituale, ogni tanto la madre gli diceva, madre, lei come una mamma ci porta queste belle pietanze, e la madre ci diceva sempre, a me mi piace a spendere i soldi per comprare i viveri, ma non mi piace a spendere i soldi per le medicine.
Cioè, se voi mangiate bene, le medicine si useranno poco o niente, ma dovete mangiare bene. Lei faceva le penitenze, portava i cilici, dentro le scarpe ci metteva i sassolini, spine, e ci metteva tanta robaccia per soffrire, e poi aveva le piaghe nei piedi. In più ci si metteva anche tutta questa robaccia per penare. Dice, questo mi serve per essere molto unita al Signore. In Quaresima, quando il suore l'aiutava ad andare a letto, gli toglieva le scarpe e non trovava tutta sta robaccia. Dice, ma madre mia, come fate a camminare? La madre risponde, ma il Signore è morto sulla croce con 4 chiodi e io che faccio qui? La Signora su questa terra? Io devo collaborare, devo offrire il massimo. Capito? Quindi era piena di amor di Dio, anche perché lo vedeva. Non perché non riusciamo a fare nessuna penitenza, io sono il primo, no, non riesco a fare niente, zero. Capito? Io in chiesa, quando vado in chiesa, Gesù mio aiutami, se mi fa male un po' la testa, dico, dammi un po' di salute, che cosa c'è da fare? Per dire, prego sempre che stia bene. La madre era tutto il contrario. Io quando la madre andava in estasi chiedeva al Signore, Gesù mio, non aver pietà di questo corpo mio, mandami tante sofferenze, fammi soffrire tanto. Gli chiedeva le sofferenze e il Signore spesso guariva una persona e la madre si incollava anche le malattie di quella persona. Ci sono dei fatti mistici così grandi, straordinari, che non sono in grado a spiegarmi, però io ho sentito tante volte la madre in essere che chiedeva le sofferenze tante volte, e io lì rimanevo scioccato, dico, mamma mia, io prego il contrario, prego sempre di star bene, e la madre invece che prega perché gli arriva delle malattie, stia male e via dicendo, che potesse soffrire per amor suo, ecco, c'era sempre questo fine, no? Di salvare i peccatori. Dice, il Signore ci è morto sulla croce, io che faccio, la signora qui? E anche le suore le faceva fila dritte, voleva che lavorassero, dice, in paradiso ci riposeremo, abbiamo tutta l'eternità, questi pochi anni che il Signore ci dà, li dobbiamo sfruttare bene, capito? E poi dopo, ecco, qualche volta Padre Gino, il padre spirituale, dice, madre, raccontici qualche cosa. Dice che le mamme ai figli gli porta a mangiare, ma poi gli parla un po' quello che gli succede, cioè, perché non ci dice qualche cosa. Per esempio, stanotte il Signore dove ti ha mandata? E una volta mi ricordo sempre che la madre era molto contenta. Questo fatto ve lo voglio raccontare, che è bellissimo, e ancora me lo ricordo, 60 anni fa la madre l'ha raccontato. Io non so quello che ho mangiato oggi, non lo so veramente, che sono smemorato, 83 anni, si diventa vecchi e rimbambiti, però questi fatti della madre saranno una grazia del Signore, me li ricordo tutti. Allora mi ricordo che quel giorno la madre ho dovuto obbedire, che Padre Gino, che era il confessore, dice, ti racconti che ti vedo un po' diversa, stai così contenta, allora era più seria, quindi stanotte qualche cosa. Allora la madre si è messa a sedere e ci ha raccontato che gli era apparsa un'anima del paradiso, e la madre ha detto, figli miei, è la storia del figlio prodigo. Io quando ero clarettiana ero economa, e un giorno è arrivato un ragazzo di Madrid che è la storia del figlio prodigo. È venuto dopo pranzo, verso le 2, che io stavo pulendo la cucina, tutto, che ci avevamo nel convento parecchie suore anziane. Io le mandavo tutte a riposare e io mi fermavo per pulire tutto, per aggiustare ogni cosa. Viene sto ragazzo che mi chiede da mangiare, che aveva fame, era qualche giorno che non mangiava, e io l'ho visto che era tutto trasantato, però parlava molto bene, era un ragazzo intelligente, sveglio. Ho fatto entrare nella porta e ho visto che dava cattivo odore, e cioè non si lavava da tempo, si vede che anche i vestiti che portava addosso erano un po' rovinati, trasantato. Però c'è un bel linguaggio, un ragazzo. E allora gli ho detto, adesso figlio mio, io devo accendere il fuoco, no? Il fornello, per farti da mangiare, che ho messo a posto tutto, devo ricominciare a cucinare. Tu nel frattempo noi abbiamo
una stanza per i genitori delle suore, e quando vengono, ecco, abbiamo questo appartamentino per loro, è libero, così tu adesso approfitti, ti fai il bagno, intanto ti preparo un bel pranzetto, perché se tu hai fame devi nutrirti. E poi devi dare tutta questa biancheria che dà cattivo odore, che te la cambio tutto, perché noi abbiamo una stanza dove c'è tanta biancheria per i poveri, così ti rimedio tutto, dammi i vestiti. E dice, io sono andato in cucina a preparare, ho dovuto ricominciare da capo, avevo pulito tutto, ma sto ragazzo se c'è fame, dice, non lo posso mandare via, ecco i saldi. Se Renato, ma a quest'ora fa l'orario, ti cazzo subito. La madre dice, come un figlio mio, capito? Come se vedessi nostro Signore che mi chiede da mangiare. Dice, lui si è fatto il bagno, io gli ho cambiato la biancheria sporca, sono riuscito a trovargli le scarpe, tutto, ho dovuto cambiare tutto perché era tutta roba da buttare via. Si vedeva che era da tempo che non si lavava, non si puliva. Poi dopo gli ho fatto un bel pranzetto e lui a un certo momento ha cominciato a piangere. Dico, che succede? Perché piangi? Dice, suora mia, mi hanno cacciato tutti come un cane, ho bussato tante porte, sono giorni che non mangio, ma nessuno mi ha accolto come lei. Dice, ho sciupato tutta una vita, era di una famiglia di Barcellona, poi la madre gli ha fatto raccontare la storia sua, capito? Come la mamma. E lui gli ha raccontato che era di una famiglia ricca di Barcellona, stava facendo medicina all'università, poi ha cominciato ad avere le compagnie cattive, ha cominciato con i divertimenti e poi alla fine dice, ho rubato a casa tutto quello che ho potuto e poi è scappata da casa, se n'è andata all'estero, divertimenti, sciupato tutto. Poi quando si trovava ammalato, dovuto andare in clinica, è rimasto senza soldi e non ci aveva possibilità di tornare a casa, che era più di un anno che era scappato da casa e il genitore non gli ha fatto sapere niente. Quindi questi poveri genitori chissà quanto hanno sofferto. E la madre gli ha detto, dice, tu adesso però mi devi dare l'indirizzo di tuo padre, la famiglia che ci pensi. E la mamma, no, l'ho combinata dopo, ma i tuoi genitori ti aspettano, figlio mio, ci pensi io. Tu sei a raccontarmi tutta. La conclusione che lui ha detto, adesso per avere un po' di soldi, sono uscito dalla clinica, ho dovuto fare un po' da cameriere, mi sono arrangiato per accumulare qualche soldo e adesso sono tornato in Spagna. Adesso io torno a casa, c'ho una paura perché l'ho combinata. La madre dice, ma tu non ti preoccupare, adesso stanotte qui nel convento non puoi dormire, però io ti cerco una famiglia molto, di persone molto buone, brave, che ti ospitano e tu mi devi dare l'indirizzo dei tuoi genitori, poi penso che tu non ti preoccupare di niente. E così la madre ha fatto, lui gli ha dato l'indirizzo. E la madre la sera ha chiamato la famiglia, la mamma che piangeva, il papà pure, contenti, e la madre, mi raccomando, non gli strillate, non lo rimproverate, che lui è pentito, non c'è il coraggio di tornare da voi perché ve l'ha combinata grossa, quindi già lui lo sa. Quindi voi lo dovete solo abbracciare e poi lo dovete portare subito in una clinica, questo ha bisogno di una visita medica, che si deve nutrire tutto e che è tutto sciupato, bianco, capito? E il giorno dopo sono arrivati i genitori lì nel convento, la madre ha chiamato questo qui, la famiglia che l'ha portato in convento, abbracci, baci, capito? E poi questo figlio se l'ha portato a casa i genitori. Detto la madre, ogni tanto mi veniva a trovare, è venuto due o tre volte in convento a trovarmi e una volta mi ha detto che aveva cambiato vita, stava studiando, ha ripreso gli studi, era stato in clinica, i genitori l'ha fatto curare, si era rimesso a posto, si è tutto un bel ragazzo, un altro ragazzo, diceva la madre, proprio la storia del figlio proprio, uguale e tale. E poi dopo, quando ha finito l'università, è andata dalla madre e ha detto, madre, io vorrei fare il bene che lei ha fatto a me, per gli altri giovani che stanno in mezzo alla strada, che non capiscono niente. Dice, io adesso voglio entrare in seminario, mi voglio fare sacerdote. Allora mi ha detto, bravo, adesso sì che hai capito tutto. E si è andato a farsi, è entrato in seminario e dopo un anno, un po' di tempo,
gli è ritornato dalla madre Speranza e gli diceva: io però nel seminario, dice, ho visto che lui non si trovava troppo bene, dice, io madre Speranza mi voglio fare il religioso, così lì rispetto le regole, sto più inquadrato, prego di più, ho gli orari, capito? Mi sembra, e la madre, bene, così ti può santificare meglio, sì sì, e si è fatto gesuita. Quando ha detto la prima messa, l'ha invitata, ma la madre stava con le clarettiane, non comandava lei, la superiore gli ha detto che non era il caso, pregaci, via di sé, e non c'è andata. Però lui, una volta diventato sacerdote, l'ha andata a trovare e poi dopo non l'ha più visto. In seguito gli ha detto che lui, dai gesuiti, ha fatto la domanda per essere missionario in Cina. Dice, dopo saranno passati più di 40 anni, non ho saputo più niente di questo. C'è stanotte, figlio mio, ma non vedo questo giovane che andava in paradiso, pieno di gloria. Il Signore me l'ha mandata da me e mi ha detto, madre Speranza, grazie a lei, alla carità che tu mi hai fatto, mi ha fatto cambiare vita. Dice, quindi vengo a ringraziarti perché per me adesso c'è la gloria per tutta l'eternità. Ma se non conoscevo lei, se non vedevo la sua carità, c'ha ragione Papa Francesco che dice sempre bisogna lavorare nella periferia, capito? Dire nei poveri, nei disgraziati, dobbiamo mettere in pratica questo cristianesimo, non con le chiacchiere, ma con i fatti. La madre è stata una di queste. Dopo la madre dice, gli ho detto a lui, tu figlio mio devi sapere che io adesso devo fare una congregazione nuova dedicata all'amore misericordioso. Tu che stai in paradiso ricordati che devi pregare per me perché io posso avere un po' di sacerdoti buoni, santi che dia tanta gloria. Dice quindi figli miei posso stare seria stamattina? Sono piena di gioia perché il Signore mi ha fatto questo bel regalo. E la madre ci raccontava queste cose anche a noi per farci capire qualche cosa. Poi questo è uno dei fatti che mi ricordo perché alla notte non ci ho dormito io. Dico, ma sarà vero, gli appare, però certo sto fatto è veramente bello, reale proprio. Poi dopo un'altra volta, ecco, un'altra domanda, questo è per Alfonso, il parroco di Colle Valenza, che a lui una volta gli apparsa la madre in bilocazione. Lui stava in camera sua a dire il breviario, era stato dal vescovo a brontolare che le suore spagnole in parrocchia non lo aiutavano. Dice che sono venuto a fare con le Valenza. Allora il vescovo di Todi de Santis sapeva che la madre doveva fare una congregazione nuova. C'aveva il Signore un disegno particolare, doveva fare questo seminario, raccogliere i ragazzi, un lavoro un po' diverso. Poi il vescovo ha detto, ma queste poste suore sono tutti giovani, sono spagnole, è logico, non sanno nemmeno la lingua, cosa vuole, non devo fare né catechismo né niente, una cosa nata. Però lui un po'. E quando è andato a Dea, è tornato a casa, dice, mentre recitavo il rosario, mi si presenta Madre Speranza, che dice che si è andata a raccontare al vescovo, così, così, così. Dopo lui è stato umile e buono, perché è andata dal vescovo a chiedere scusa e gli ha raccontato quello che era successo la notte, che gli è apparsa Madre Speranza, ci è venuto da lei, sapeva tutto. E il vescovo ha detto, ma io so dal Vaticano che la Madre Speranza è stata 3 anni chiusa in Vaticano sotto il controllo della Chiesa, so che è un'anima di Dio, è un'anima bella, ecco perché io l'ho accettata qui nella diocesi di Todi. Dice, quindi tu stai tranquillo, piano piano, poi vedrà che ti aiuterà anche in parrocchia, ma se all'inizio si trova che gli manca personale, tutto, le suore stanno a lavorare per i bambini, è chiaro, se c'è un seminario, capito? E dopo lui ha capito tutto, fino al punto che dopo ha chiesto al vescovo, dice, eccellenza, io mi voglio far religioso con Madre Speranza, perché dopo che il Signore mi ha dato un segnale così grande, e allora sto padre Alfonso poi è diventato figlio dell'amore misericordioso, era parroco e poi dopo per stare insieme a noi e veniva a mangiare con noi. Questo dopo a me mi raccontava tanti fatti che all'inizio, a dire la verità, dopo un po' di giorni me ne volevo andare via, perché giocavo a pallone per l'Ascoli, poi io da Femo abbiamo il mare, Porto San Giorgio,
vengo a Colenza, mancava l'acqua, i vetri rotti, tutto un macello. Ma dove sono venuto qui a finire, che non c'è niente, miseria nera, me ne volevo andare via. Lui mi ha convinto, a me mi ha raccontato la storia sua della madre, dice guarda che io, e mi ha raccontato questo che vi ho detto, e lui quello che mi ha frenato, dice Pie, fermati almeno un anno, fermati un po', ma se fai un po' di matematica, sti ragazzi, è contento di così, dopo vedi se non è la strada tua, va via, ma adesso aspettati un po', dice che questa è una grande santa, quindi tu, c'è una grazia grande del Signore, però non la butta via così in 448, capito? Dice, abbi pazienza. E lui mi ha frenato, che di sto fatto me lo ricordo. E sto padre Alfredo, di questo padre Alfonso, gli diceva sempre alla madre, dice, ma come fanno queste bilocazioni? Che lei appare a porte chiuse da una parte a un'altra, come avvengono questi fatti? Allora la madre, mi ricordo, quella volta ci ha raccontato il fatto di Pio XII, che adesso ve lo racconto, io devo andare a storia, così, devo andare alla rinfusa, devo ripensare i fatti e ve li racconto senza averli scritti, capito? Che io ormai ho come un disco sulla testa, capito? I fatti, questi me li ricordo e che li ripeto anche continuamente. Allora mi ricordo che la madre gli disse, dice io mi ricordo figlio mio, quando io stavo in Spagna e il Signore mi ha mandato dal Papa, da Pio XII, dice io pregavo sempre per i bambini, perché il Signore mi ha fatto raccogliere tutti quei bambini abbandonati della guerra civile, che era senza papà e senza mamma, tutti i figlioli abbandonati in mezzo alle strade, non si sapeva che fine faceva. Il Signore mi ha dato ordine di raccogliere tutti questi bambini, ma nessuno mi pagava. E io ce ne avevo tanti di bambini, migliaia. E io stavo sempre a pregare al Signore perché gli dicevo sempre, figlio mio, su questa terra chi ordina paga. Dice, tu mi hai ordinato di raccogliere questi bambini, ma qui c'è da pagare, io non ho i soldi, tutti i debiti da una parte e un'altra, mi manca i viveri. Poi vi racconto un po' di questi fatti che la madre ci raccontava, che il Signore era obbligato a moltiplicargli i viveri in cucina, perché? Perché tutti questi bambini che gli dava a mangiare? Nessuno pagava, capito? E così per i debiti, la madre dice, dovevo correre da una casa all'altra perché mi chiamavano, dice, madre, qui non abbiamo i soldi per pagare i debiti enormi e certo i negozi non ci danno più i viveri perché qui il conto è alto e ci dicono tutti, dice, ma l'esperienza è che non manda a casa tutti questi bambini, se non c'ha i soldi che si deve fare? Noi la roba la paghiamo, quindi ci vuole che lei ci dia una mano. Allora la madre dice, dovete andare a correre da una parte e un'altra. E lì al Signore alla notte quando mi si presentava glielo dicevo, oh ma tu sei il Signore, tu puoi far tutto, tu mi hai detto di raccogliere questi bambini, ma qui c'è da pagare, dove prendi i soldi? Cioè al mattino quando mi andavo a vestire vedevo che l'abito era pesante e la tasca era piena di soldi, ma erano precise per pagare i debiti, capito? Così magazzino uguale. Alla sera di solito facevo vedere tutto vuoto, qua là la notte col Signore, e dice subito tu lì, la bella benedizione, me li moltiplichi, quando tu stavi sulla terra, i miracoli li facevi, adesso li devi fare a me perché io sto a fare la volontà tua. Tu mi hai detto di raccogliere tutti questi bambini. E dalla sera al mattino la madre dice, io chiamavo le suore, stanotte il Signore mi ha detto che ha moltiplicato tutto. Ci andavamo giù nel magazzino con le suore, gli aprivo e il magazzino era tutto moltiplicato, pasta, olio, zucchero, sono cose da sbalordire. E io in Spagna ci sono stato tante volte, i primi anni ci sono andato con Madre Speranza e le suore, ogni collegio raccontava centinaia di questi fatti, di moltiplicazioni, che io a dire la verità credevo e non credevo. Solo, ecco, dopo 35 anni che ho vissuto con la madre, ne ho visti tanti, io ne ho scritti più di 300 di fatti che l'ho consegnati, stanno in archivio, ma molti sono così grossi che qui i miei superiori giustamente mi hanno detto Pietro, di queste cose non ne parlare con nessuno, sono fatti molto grandi, specialmente i fatti di bilocazione, che la madre in bilocazione girava il mondo, capi di Stato, generali, fatti di guerra, sono delle cose da sbalordire,
che adesso io non ve li posso raccontare altrimenti, capito? Però li ho scritti, ne ho scritti tanti e molti sono molto riservati. Quindi la madre è stato un gigante di santità. Quello che io vi racconto sono le briciole in proporzione della verità. Si rimaneva scioccati con la madre. Poi adesso vi racconto qualche fatto un po' forte, a gloria del Signore, non per altri motivi, capito? A gloria del Signore. Quindi la madre, ecco, ci diceva, quando Padre Alfonso voleva sapere del Papa, no? Delle obbligazioni, allora la madre ci ha raccontato il fatto di Pio XII. Dice, quindi io mi trovavo in Spagna, dice, a quei tempi c'avevo i bambini, dovevo pregare per loro, che mi dasse il Signore il mangiare, pagare i debiti e via di seguito, il necessario per andare avanti, no? Dice, però un giorno il Signore mi ha cambiato ragionamento e mi stava a dire, tu figlia mia, dice, io mi trovavo a Madrid, c'avevo circa 500 bambini. E il Signore mi dice, tu domani devi andare dal Papa, no domani, devi andare dal Papa perché c'è da risolvere un problema molto importante in Vaticano. E la madre dice, ma io, a noi dice, ma io, pensate, la povera suora, mandata a scuola, analfabeta, mai parlato una parola in italiano, che gli dico al Papa, no, così, un pensiero. La madre ha fatto una parentesi, dice, ma però quando il Signore mi ha detto tutto, mi ha preparato, mi ha dato la benedizione. Come mi ha dato la benedizione? Io mi sono trovata immediatamente davanti a Pio XII, in Vaticano. Lui stava a scrivere e io mi sono presentata nello studio. Ha detto la madre, lui mi ha visto più tardi, quando lui ha finito a scrivere, ha alzato la testa, appena mi ha visto, si è impaurito tanto che si è alzato dalla sedia, tremava tutto. Dice, lì io ho incominciato a parlare la lingua italiana, mai parlato l'italiano, per dire, è tutta opera del Signore, sono i miracoli del Signore. Questo. Cioè, ho cominciato a parlare la lingua italiana, gli ho detto, santità, stia tranquillo, che mi manda il Signore, non gli faccio niente di male, solo c'è da aggiustare alcune cose importanti del Vaticano. Allora lui, dopo che gli ho detto queste parole, si è calmato un po', poi si è messo seduto e mi ha detto, suora parli pure che io l'ascolto. E io lì ho cominciato a parlare la lingua italiana, gli ho detto tutto quello che gli dovevo dire, fino alla fine. Quando ho finito a parlare, il Papa mi ha detto, digli al Signore che io farò subito la sua volontà. Dice, poi dopo, quando io, figli miei, ho messo i piedi per terra, e sono tornata normale, mi sono trovata nella stanza dove stavo prima. Mi sono trovata lì a Madrid. E io però sono sicura che sono stata a Roma, che ho parlato col Papa e tutto quanto. C'è tanto è vero che l'anno successivo il Papa l'ha chiamata e gli ha detto, Madre Speranza, vieni a Roma che ti devo parlare. Dice, allora con la mia segretaria ho fatto il biglietto dell'aereo e ho fatto il biglietto per Madrid-Roma e sono stato dal Vaticano. Il Papa dice, mi ha tenuto tutta una mattinata intera con lui, tutto contento. Dicevo, io mi ricordo sempre di questa apparizione, tutte le volte vengo in ufficio, che sono fatti straordinari, capito? Che ti sconvolgono. Dice, ho sempre pensato che lei, il Signore, se ne serve per fare cose grandi nella Chiesa, ecco che l'ho chiamata. E poi tra le tante cose, alla fine il Papa ha detto, Madre Speranza, lei adesso si deve fermare qui a Roma, in Vaticano, per stare sotto controllo della Chiesa. Poi dopo io ti darò tutte le approvazioni e tu farai sempre la volontà del Signore. Ci mi ha tenuto 3 anni sotto controllo delle stimmate, bilocazione, di tutti questi fatti straordinari, 3 anni. Poi il Papa Pio XII gli ha dato l'approvazione pontificia. Leggendo la storia della madre, dei libri un po' particolari, adesso ho saputo che a Pio XII gli è apparsa 4 volte in bilocazione. Io però sono la prima volta che raccontata dalla madre, questa qui, sua spesa, me la ricordo. Poi è apparsa 1 volta a Paolo VI, quindi in Vaticano è conosciuta la madre. Quindi ecco, questo è un altro fatto, capito, straordinario. Poi dopo alcuni mesi, la madre era dopo pranzo
Io devo parlare, e qui ho preparato un po', ma devo parlare a ruota libera, così quello mi viene in mente dico, capito? Dopo qualche mese arriva, era dopo pranzo, verso le due, perché dopo pranzo no, che anche la madre ci portava a mangiare, si fermava con lei. E allora questi due sacerdoti cominciava ecco, a fargli raccontare, dire, era un incanto stare vicino alla madre che ci raccontava queste cose, capito? Quindi io per un anno, ecco, per me è stato l'anno più bello della vita mia, perché a sentire la madre che ci raccontava queste cose, poi le raccontava non perché essa gli piaceva chiacchierare, che la madre era molto riservata, è perché era Parigino o Padre Alfonso che la faceva parlare, poverina lei, perché stare insieme e doveva parlare, quindi quasi era costretta a parlare, capito? Ecco perché io dico queste cose, eravamo in tre, i due sono morti, sono rimasto solo io che ricordo questi fatti con piacere, con gioia, capito? E allora un giorno, mi ricordo, era dopo pranzo, viene la cuoca, lì i campanelli non c'erano a quei tempi, c'erano i battenti, no? La cuoca ha sentito suonare il battente, scende sotto, trova un signore tutto distinto, ben vestito, elegante. Era Ennio il capitano, che dopo adesso mi racconta la storia. Viene, lo fa andare dentro e poi sta suora la cuoca, viene dalla madre che stava con noi tre, stavamo lì, la madre stava seduta con noi e gli dice, madre, adesso è venuto un signore tutto distinto che vuole parlare con lei, ce lo faccio entrare? La madre dice, falla entrare, che io da parecchi giorni sto aspettando sto figlio. Viene Ennio. Come vede la madre, un bel ragazzo elegante, ci aveva avuto una 35, 40 anni, 35 anni, bel ragazzo, eh? Appena visto la madre, boom, casca il ginocchio, scoppia a piangere e noi siamo rimasti a bocca aperta, noi tre. E la madre che l'ha accarezzata, che la madre stava seduta, lui si è buttato il ginocchio, proprio quasi piangendo, si è buttato sulle gambe della madre, piangendo. E la madre che l'ha accarezzata, dice, figlio mio, non piangere, non piangere. Allora lui piangendo diceva, madre, ma come ha fatto a venire nel mio ufficio? Lui faceva le carte topografiche di guerra. E all'improvviso lui racconta che si è presentata sta madre Speranza. Ci ha parlato a lungo, poi dentro quello che c'è non lo so, che non l'ha detto, ma sicuramente c'era altra roba, ma logicamente né la madre né lui, ma il fatto è questo, confermato anche la madre, che lo ha detto stasera, mi ha parlato, mi ha messo in capo, sapeva tutto, e poi all'improvviso è scomparsa. Dice, io sono con Giardillo al cappellano dell'armata. Questo mi ha preso per matto, perché io, diceva Ennio, io mi cambiavo i vestiti a quei tempi tre volte al giorno. Cioè l'abito del mattino, l'abito del pomeriggio e l'abito della sera. E il fratello suo, in generale, quando ha fatto i voti, a me mi diceva, per me è un sogno, perché mio fratello faceva la bella vita e dava tutte le ragazze dietro, si cambiava i vestiti, dovunque andavamo gli armadi erano pieni di vestiti, che lui ci aveva il viso di cambiarsi tre volte al giorno l'abito, capito? Adesso lo vedo che viene qua, si fa religioso, dice io divento matto, perso la testa, capito? E quindi lui, dopo che piangendo, la madre a noi ci ha fatto il cenno di andare via. Allora noi tre siamo andati via, quindi è rimasto lui con Madre Speranza. Dopo lui è andato via, dopo qualche mese è ritornato, lui andava a Todi in albergo, poi veniva a parlare con la madre. E un giorno la madre l'ha fatto fermare a pranzo con noi. Allora lui ci ha raccontato di questo fatto, gli era apparso in bilocazione, poi la madre l'ha confermata. Dopo un anno e mezzo circa arriva Ennio con il permesso di congedo, con una lettera sulle mani. C'è Madre Speranza, fino ad oggi ho lavorato per l'esercito italiano e ho perso tempo, da oggi in poi devo lavorare per il Signore. Quindi ha lasciato tutto, carriera militare e tutto, è diventato religioso. Io sono stato il primo vestito in borghese, Ennio è stato il secondo. E io me lo ricordo sempre che Ennio a me mi voleva molto bene,
perché mi diceva sempre: Pietro, tu parla di Mare Speranza, racconti quello che dice sempre poco, perché lui aveva avuto la bilocazione che gli ha cambiato la testa, la vita, tutto. E quando quindi lui ha fatto il voto è venuto anche il fratello generale, poi c'aveva una sorella a Genova, dottoressa, e il papà suo era il direttore delle Poste d'Italia. Quindi sono persone brave, meravigliose, capito? Questo è un altro segno tangibile della potenza del Signore, perché per cambiare la vita e tutto, se non sono fatti veri, non si cambia la vita. E io Ennio l'ho sempre rispettato, perché poi Ennio a noi ci dice sempre, figli, che dice, quando la madre parla dagli ordini, la dobbiamo obbedire, questi sono i giganti di santità, diceva Ennio. E lui la sentiva perché l'ha vista in piena occasione, capito? Quindi aveva un rispetto enorme. E lui da Roma, che girava, che lui parlava cinque lingue, bene, poi era stato capo giornalista a Firenze, poi ha fatto l'accademia militare a Modena e doveva passare i generali, stava facendo i gradini, quando poi ha avuto questa violazione della madre che ha cambiato vita radicalmente, capito? Ma lui lavorava tanto, dovunque andava parlava di Mare Speranza, il fatto suo non lo diceva nessuno, noi lo sapevamo, ma lui per lui era convinto. E quando c'erano i problemi che andava a Roma, anche a personalità negli uffici, lui pigliava i figli di Tizio, Caio, quello che si drogava, li caricava sulla macchina e portava a Colle Valenza a parlare con la madre, venite qua. E poi gli faceva cambiare strada. E Ennio ha fatto un sacco di bene a Colle Valenza, finché lui, adesso è morto alcuni anni fa Ennio. Questa è, ecco, un'altra storia che ti fa rimanere sbalordito. Allora, dopo questo fatto di Ennio, io conoscevo poco lì all'inizio quando sono andato, incontro un altro personaggio, padre Alfredo, che il Santino, ecco, dopo a voi ve lo darò, questo qui, padre Alfredo, questo è stato il primo figlio dell'amore misericordioso. Quando io sono venuto a Colle Valenza, padre Alfredo stava al seminario della Quercia. E un giorno è venuto a Colle Valenza, quando c'aveva qualche giorno libero dal seminario, questo padre Alfredo veniva lì a Colle Valenza e mangiava insieme a noi, era la quarta persona, tre più padre Alfredo era qua. Un giorno viene e vede che la madre aveva bisogno di tanta roba, di in cucina, gli mancava una cosa, un'altra. Lui alla madre gli disse, dice, madre, mandami a Campobasso, perché lui era di Campobasso, nativo, e di una famiglia nobile, ricca. Dice, mandami a Campobasso perché così io posso prendere un po' di roba, cioè i contadini che buttano via la roba, qui manca, io faccio andata e ritorno. Allora mi dice, Mare Speranza a me, dice, Pietro, vai con padre Alfredo, che lui va a Campobasso, a quegli anni le autostrade non c'erano, e allora che ci vuole un sacco di tempo, 5-6 ore veniva a Campobasso, c'è andata e ritorno, era tutta la notte e anche durante il giorno. Allora la madre mi ha mandato questo padre Alfredo insieme a lui e mi ha detto, Piero, fallo parlare, perché se non lo sta sempre zitto, guida, c'è pericolo che si stanca e si addormenta. Anche perché la madre aveva il diavolo che gli dava fastidio e ce l'aveva con padre Alfredo, e questo ha avuto tanti fatti di diabolici, macchine rotte, via di seguito, capito? Che non è il caso, perché altrimenti non riesco più a raccontarvi i fatti. Ma la storia sua l'ho sentito quella sera, che io sono andato in macchina e gli ho detto, padre Alfredo, la madre mi ha detto che lei deve parlare. Dico, sono venute da pochi giorni, non capisco niente, non so niente. Dico, perché non mi racconta qualche cosa? Allora padre Alfredo mi comincia a raccontare la storia sua. Dice, Piero mio, dice, la mia storia è un po' riservata a dire la verità, però a te, se tu la vuoi sapere, dato che abbiamo tempo, te la racconto. E allora mi comincia a raccontare la storia, che io me la ricordo bene, perché mi ha impressionato tanto. E lui mi ha detto, dice, io Piero sono una famiglia benestante e ho quattro fratelli e due sorelle. Dice, un giorno il mio fratello Lino, che era ingegnere,
Dice: io ho fatto la carriera militare, ero ufficiale dell'aviazione, pilota, capo squadriglia, ho fatto tanti bombardamenti a Malta, mi ha detto lui, io ero capo squadriglia, capito che bombardavo, no? E poi i miei tre fratelli erano tutti ingegneri e avevano una grande ditta e lavorava un po' non solo in Italia ma anche all'estero. E ha fatto la famiglia di padre Alfredo l'autostrada alla Roma-Napoli, l'ha fatta la famiglia sua, chiamata Di Penda. E lui si chiamava Di Penda Alfredo, poi c'era Lino e gli altri fratelli ingegneri. Dice: Lino è venuto a casa e mi ha detto, cioè, mi ha chiamato una suora spagnola che lui non conosceva. È andato di via Casilina e questa suora spagnola gli ha ordinato che bisognava fare una grande casa, aveva comprato quasi 2 ettari di terreno e doveva fare una casa grande per l'anno santo, era nel 1948, per il 50, ogni 50 anni c'è l'anno santo, no? E in 2 anni doveva fare la casa grande. Cioè gli ho chiesto, ho fatto il disegno e tutto, 500 posti letto, pensate un po', dice: qui ci vogliono 1 miliardo, gli ha fatto un conto, vedeva proprio tanti soldi. Dice: ma questa non c'è una lira di darmi in anticipo, ma che casa gli facciamo noi? Allora il fratello pure andato in Vaticano per sapere chi era sta madre Speranza. Dice: mi ordina una casa così grande, non c'è una lira in tasca, ma che faccio, no? È venuto a sapere che era un'anima mistica. Dice: è stato qui in Vaticano, il Papa Pio XII gli ha dato l'approvazione e dice lì in Vaticano gliene hanno parlato molto bene da queste persone che lui conosceva, è chiaro. E allora in famiglia dice: questa fa tanta carità, aiuta tanti bambini poveri, dice qui bisogna aiutarla, però lei in Spagna c'ha tanti collegi, scuole, opere sociali, se non ci paghi il lavoro alla fine gli fermiamo qualche casa che c'è a Madrid, capito? E riprendiamo i valori lì, insomma, capito? Fatti i loro conti, sono persone un po' preparate. E hanno deciso in famiglia, perché la madre a lui gli ha detto: guarda, adesso non c'ho una lira, però tu per l'anno santo, se tu mi consegni la casa, io alla fine dell'anno santo ti prometto che ti pago tutto. Perché in Spagna di collegi ne ho aperti tanti, li ho pagati sempre alla fine, pagherò anche a te, non ti preoccupare. Dice: ora se questa ha fatto altre volte, poi mi hanno parlato tanto bene in Vaticano, che è un'anima di Dio, una santa donna, e allora in famiglia tutti d'accordo hanno deciso di anticipare i soldi e di fare la casa a Mare Speranza. E allora hanno deciso di fargli sta casa. Dice: un giorno Lino torna a casa e ci racconta che aveva visto la madre che soffriva la passione, che si era impressionato tanto, e l'ha raccontato lì a tavola durante il pranzo, e era presente anche Parafredo, un giorno che non guidava l'aereo, che era libero. Allora Parafredo, sentendo il racconto del fratello, gli ha detto: fammi conoscere sta suora. Dice: allora io mi ha portato un giorno in via Casilina, mi ha presentato a Madre Speranza, e la madre a me, lo sai che mi ha detto? Dice: ma tu quando non guidi l'aereo che fai? Dice: adesso incomincia l'anno santo, io qui ho 50 suore che sono piene di lavoro, c'hanno tutti questi bambini poveri, già a Roma c'è un centinaio di bambini, poi voleva fare sta casa grande come albergo, perché con il guadagno ci pagava tutte queste bambine che erano povere, che non davano niente, che la madre voleva il lavoro, il sacrificio, non è che aspettava. Qualche volta il Signore interveniva, però la madre dice: il Signore vuole il lavoro, il sacrificio da noi suore, come tutti il lavoro anche noi dobbiamo lavorare. Cioè, dopo il Signore con me fa delle eccezioni, perché quando vede che io ho l'acqua alla gola, che ho i debiti a non finire da andare in galera, se non interviene lui, io vado in galera, però interviene lui, e dopo vi racconto qualche fatto che ho toccato con mano, capito? E allora, ecco, lui si è impegnato con la madre,
E dice, va bene, allora io da oggi in poi, quando ho delle ore libere, ho le giornate libere, vengo qui, sono a vostra disposizione. Lui c'era tutto fuori serie, gente miliardaria, ricca. Dice, allora come andavo dalle suore, c'era sempre da fare, portarli in Vaticano, andare ai mercati generali, di qua e di là. Un giorno la madre mi dice, era iniziato l'anno santo e già la casa era piena di pellegrini, ne erano 500. Allora con la madre siamo andati al mercato generale a ordinare i viveri. Durante la strada a San Giovanni, che c'era i semafori, dice, scatta il rosso, mi fermo, abbasso gli occhi sulle scarpe della madre, usciva tutto sangue. C'avevo il tappeto della macchina nuova, tutto sporco di sangue. Gli ho alzato un po' le vesti e vedevo che dalle scarpe veniva tutto sto sangue. Ci ha scattato il verde, sono andato avanti, ma mi sono fermato a 100 metri dove c'era l'ospedale di San Giovanni e andato a pronto soccorso. Le suore dietro, c'erano tre suore dietro alla macchina, e appena visto che fare Alfredo è andato a pronto soccorso, dice, ma dice Alfredo, ma dove sono morti? Non andiamo ai mercati, c'è un momento suora. Dice, appena andato al parcheggio, è sceso, ha chiamato le suore, dice, ma che c'è sta madre Speranza? Che sto scendendo sangue, mi ha legato tutto, c'ho il tappeto, la macchina nuova. Dice, l'oro non può essere, questo c'ha qualche vena rovinata, gli sto scendendo tutto sangue. Adesso devo andare a chiamare il medico, però voi intanto vedete un po', li fa uscire e le suore si è reso conto che era venerdì e stava soffrendo la passione. Allora gli ha detto per Alfredo, dice, Alfredo, qui sta soffrendo la passione, qui non la devi portare all'ospedale, devi girare la macchina e portarla a casa, che la madre soffre 2-3 ore la passione e poi ritorna normale. Allora le suore tutte preoccupate, capito? E anche padre Alfredo, insomma alla fine padre Alfredo dice, questo insisteva, io volevo chiamare il medico, ma le suore mi diceva di no, e allora ho dovuto obbedire alle suore, ho girato la macchina, siamo ritornati a casa. Subito hanno preso la sedia, hanno tirato fuori la madre dalla macchina, gli hanno tolto le scarpe e i calzini e io, caro Piero, mi diceva a me, ho visto il buco del piede, da sopra ho visto il terreno, proprio il buco, tutto bucato, che scendeva tutto sangue. Dice, io sono rimasto 2-3 giorni a passare le notti in bianco per quella scena che ho visto quel giorno. E lì dove ha avuto la prima bastonata buona, per modo di dire, lui ci ha bastonato un modo di dire, cioè mi ha fatto capire che questa era veramente una santa, una mistica. Cioè, quello è stato il primo fatto che ho visto che mi ha scioccato. Dicevo a casa al mattino, le cameriere mi dicevano, ma che hai Alfredo, come mai sta così? E dice, perché era la notte in bianco passata davanti a sti fatti. E poi ritornando, poi un desiderio grande dopo sti fatti di stare vicino a sta suora. E poi ho visto una cosa, poi ne ho viste una, tante, non ve le racconto che è un libro, sono centinaia di fatti. Alfredo ne ha viste tante, una dietro un'altra. Ma la madre un certo momento ha detto, figlio mio, tu vedi tutti questi fatti straordinari, bilocazioni che cascavano in macchina, appariva in America, di qua di luna viste tante proprio, sotto gli occhi, il diavolo, le bastonate che la madre riceveva dal diavolo, capito? Tante cose lui ne raccontava tante. Adesso me ne racconto quei 2 o 3 che mi ha raccontato lui, adesso vi racconto quella dell'acqua in vino, perché la madre gli diceva, figlio mio, il Signore permette che tu vedi di tutte queste cose perché tu devi cambiare vita. Il Signore a te ti ha scelto come sacerdote, tu devi essere il primo figlio dell'amore misericordioso. Padre fece, ma madre mia, ma io ho 37 anni, greco e latino, non mi ricordo una parola, ho fatto la carriera militare, io dei motori so tutto a memoria, ma in seminario greco e latino è impossibile. E figlio mio, tu è impossibile. Poi il Signore mi ha dato l'indirizzo della famiglia tua e mi ha detto, chiama questa famiglia di Penda, i tuoi fratelli tre mi dovevano fare la casa, costruire, e mi hanno detto di sì e l'hanno fatta. Però il Signore mi ha detto che tu, il quarto fratello, tu che sei pilota,
Signore, mi ha detto che tu devi essere il primo figlio dell'amore misericordioso. Tu dici di no, ma vediamo che io ascolto il Signore, vedrai che tu diventerai prete. Dici, io Pietro non ci credevo, per me era impossibile, anche perché tante ragazze gli andava dietro. Un bel ragazzo, eccolo qui, io questa è la foto, capito? Capito? Qui qua, quando ero ufficiale dell'avviazione, e poi ecco prete, poi vi racconto la storia della veste, che è una meraviglia, capito? State attenti, sono fatte dell'altro mondo, da sconvolgere, capito? 70 anni non va mai in chiesa, sentissero sti fatti, che l'ascolterebbe, cambierebbero vita. Io infatti, io dopo che volevo andare via, conoscendo Padre Alfredo, quando mi ha raccontato i fatti suoi, dopo anche io lì ho cominciato a cambiare tutto. Adesso ho 83 anni, quando sono andato a Colle Valenza, ne avevo 24. Se erano barzellette, ma io scappavo subito. Sono rimasto perché era tutta roba vera. Poi con l'esempio di questi grandi personaggi, Ennio, che vi ho raccontato, Alfredo, adesso ve lo sto dicendo, e padre Alfredo dice, quindi la madre insisteva che il Signore, ma io ero lontano a credere così genere. Certo, vedendo sti fatti, dice, io mi rendevo conto che era... Cioè, poi una volta mi ha portato a Loreto, la madre, mi ha detto, andiamo dalla Madonna, ti faccio dare una benedizione della Madonna. E il fatto è scritto qui, perché io l'ho copiato dal diario della madre. Cioè, andiamo a Loreto e la madre va in estesi nella Santa Casa. E gli chiede alla Madonna, gli appare la Madonna, al Loreto, nella Santa Casa, e gli dice, io ti porto sto figlio, padre Alfredo stava lì vicino a lei. Dice, questo, il Signore mi dice che deve diventare sacerdote, ma questo non ci crede, è lontano, faglielo capire tu, dagli la bella benedizione che tu... come mamma lo puoi capire, capito? Faglielo capire a sto figlio qua là. Allora la Madonna gli ha detto, dice, guardi che la mia benedizione vale come una benedizione semplice di una mamma, ma adesso chiamerò mio figlio perché lui ti darà la vera benedizione. Dice, dopo un po' mi appare il Signore. Quindi dice, ho visto davanti a me prima la Madonna e poi è venuto il Signore. A Loreto, nella Santa Casa, è successo questo fatto. Dice, cosa è successo? Che il Signore mi dice a me, digli Alfredo che se io l'ho scelto deve stare tranquillo, perché io gli darò la scienza infusa nei momenti che avrà bisogno. Quindi deve stare tranquillo, deve andare in seminario, glielo devi ripetere. E poi il Signore dice, adesso gli darò la benedizione. Dice, dopo ho visto che il Signore ha alzato la mano e ci ha benedetto a me, padre Alfredo e le altre due suore che stavano lì. Cioè, vi benedico nel nome del Padre mio, e quindi era il Signore mio, e dello Spirito Santo. Poi la Madonna gli ha detto che la benedizione di mio figlio vi rimanga per sempre. E poi scomparso tutto, dopo la madre è ritornata normale e la madre gli ha raccontato a Alfredo. Adesso la Madonna mi ha chiamato il Signore ti ha benedetto anche lui. Quindi figlio mio decide di qua là, dice Pietro, io ho resistito fino alla fine. Quando è che ho dovuto cambiare vita? E mi ha raccontato il fatto, che adesso ve lo racconto. Quindi voi oggi avete, questa sera avete un testimone oculare di questi fatti straordinari. Che valgono i miliardi, non c'è valore queste cose, altre che le sciocchezze della televisione, queste sono cose grandi. Io perché l'ho vissuto, allora ce l'ho nel cuore, capito? E allora, che cosa è successo? Dice padre Alfredo, una sera Pietro, non già dall'anno santo, era passato circa un mese, mi chiama le suore, dice, beh, Alfredo, ormai era diventato di famiglia, che la madre gli voleva bene, poi le suore già sapeva tutto, che lui sarebbe diventato prete, lo diceva la madre, prima o dopo, dice, si dovrà decidere, capito? E allora dice, mi chiama la suore, dice, Alfredo, vedi un po', cioè, c'è finito le botticine di vino, sono finite tutte, che qui i tedeschi, arriva il gruppo di 500, vanno via, dopo 2 o 3 giorni ne arriva altri 500, e ormai le botticine del vino sono tutte finite. Ma l'abbiamo detto alla madre, la madre non ci dà ordine di andare all'ordinato. Ci dice, va bene, ma non ci dice ordinate il vino, perché noi dobbiamo prendere il permesso dalla madre.
Io lo dico a lei che ci sta sempre vicino, no, perfetto, ci penso io a risolvere questo problema. Va dalla madre e gli dice: madre, qui la superiore mi dice che ha bisogno del vino. Io ho gli operai che stanno a finire la casa a fare gli ultimi lavoretti, ho il camion e tutto, ordino agli operai di caricare tutti i vuoti e le mando in ditta a riempire, ma bisogna andare subito perché ci sono le 7, capito? La madre gli ha detto: Alfredo, tu non ti devi preoccupare delle cose della cucina, per la roba della cucina ci penso io, c'è la superiora, non lo deve dire a te, ma deve chiamare a me. Ci pare, ma dice che gli ha detto 2 o 3 volte e lei non gli dà la risposta. E un motivo ci sarà, figlio mio, gli dica la superiora che lo venga a dire a me. E allora lui gentilmente va dalla superiore e dice: guarda che la madre vuole che glielo dica essa. Dice: ma gliel'abbiamo detto, ce li troviamo, vanno dal mare e glielo dicono: madre, così così. Dice: noi gliel'abbiamo detto, ma lei non ci dà l'ordine e qui arriva alle 8 e il vino non ce l'abbiamo. E la madre dice: portate tutte le bottiglie vuote qui. E gli fa portare 3-4 carrelli, era per 500 tedeschi, ma c'era tante bottiglie, erano tutte vuote. C'era a quei tempi, nel 50, le lavastoviglie non c'erano a quei tempi, ma c'era una batteria di una 30-40 rubinetti, lì c'erano tutte le, una serie di tutte queste robe, lavare i piatti, davano in 30 lì a lavare i piatti, tutti i rubinetti, una batteria enorme. Dice: buon Alfredo, mi saliva a stasore con tutte queste bottiglie vuote e gliele fa sciacquare tutte. Una volta sciacquata la madre, adesso le riempite. Allora lui è intervenuto, dice: madre, ma lei non ha capito niente, lei è spagnola. Dice: madre, ma qui vogliono il vino dei rischi, non l'acqua, l'acqua ce l'hanno, vogliono il vino. Alfredo, ti ho detto che tu non ti devi preoccupare delle cose della cucina, ci penso io. Io sono rimasto lì, scioccato, dice: no, fortuna non sono entrato in seminario, perché sta Mare Speranza c'ha le cose straordinarie, ma c'ha anche delle cose fuori posto, come questa. Questi gli devono dare il vino, vogliono il vino, poi i tedeschi guai se gli manca il vino, detto, ridetto, fa tutto il contrario, adesso l'altra, queste cose pazzesche. Dice: io stavo proprio dentro di me, insomma, una cosa fuori posto. Cioè, quando le suore hanno riempito tutte le bottiglie di acqua, la madre gli ha fatto mettere tutti sui carrelli e poi gli ha detto: adesso portate la tavola, che era quasi le 8, cominciava a scendere tutti questi tedeschi per la cena. E la madre gli ha fatto portare queste bottiglie di acqua. Dice: io mi sono messo dietro alle suore, che lui un po' ormai era di casa con la madre, con le suore, a vedere che queste povere suore erano tutte impaurite, che adesso gli portiamo l'acqua ai tedeschi che già ce l'ha, succede un macello. Allora lui, per difendere le suore, ha detto: mi sono messo dietro alle suore, e pensando di pigliargli qualche scusa per difendere queste poverette. Cioè, però sta Mare Speranza così non si fa, a ste suore gli fa fare ste pazzie. Dice: io ce l'avevo dentro di me contro la madre, questi ordini fuori morto. Cioè, Pietro, indovina che è successo? Appena i carrelli sono passati dalla porta, sono andati nella grande sala da pranzo, hanno cambiato tutti i colori, tutto vino, il miracolo di casa, tutto vino. I tedeschi tutti brilli alla sera e io ne ho preso un bicchiere e mi girava la testa. La notte l'ho passata in bianco, dico: questa è proprio una santa, qui non c'è niente a che fare. Allora la notte ho deciso, domani mattino vado dalla madre e dico: madre, io sono pronto per andare in seminario. Farò la volontà del Signore, lascio tutto, milioni, carriera militare, tutto, e io entro in seminario. E così è successo. Dice: quella sera, Pietro, io la notte in bianco l'ho passata a pensare, il Signore mi ha fatto proprio vivere. Io che pensavo le pazzie di qua e di là, invece quella c'è ragione, c'è il Padre Eterno che gli fa i miracoli nel vero senso della parola, è una santa autentica, non sono barzellette. E lì mi sono deciso di andare in seminario. E adesso di fatto paraffetto tantissimi, almeno l'ultimo ve lo devo dire, perché poi se andate a Roma vi faccio vedere la cameretta dove è successo questo fatto. Queste sono le meraviglie. Dopo lui si è messo d'accordo con la madre che era disposta ad andare in seminario.
Qui c'è tutta una storia dietro, ma non vi posso raccontare tutto, che è un libro, insomma, la storia di Padre Alfredo. Adesso vi dico solo, ecco, la finale. Dice, quando poi col vescovo di Todi la madre ne ha parlato, che sto figlio era deciso di andare in seminario, hanno deciso che l'avrebbero mandato alla Guercia, al seminario di Viterbo. Allora lui doveva fare la vestizione, no? Della veste. E il vescovo, siccome i fratelli di Padre Alfredo giravano il mondo per fare i contratti in America, in Inghilterra, in Germania, erano questi grandi impresari, capito? Cioè gli uffici con 40 ingegneri, capito? Che lavoravano, geometri, gente in grande proprio. E allora lui, il vescovo, diceva: vado a Roma perché la cerimonia la facciamo a Roma, anche i fratelli non si spostano a venire a Todi, non è il caso, dice, vado io a Roma. Allora la sera prima è arrivato il sarto di Roma a portargli la veste, che già gliel'avevano ordinata, e ha preso le misure, e lui ha voluto rendersi conto che gli andasse bene la veste, e ha visto che era fatta bene, perfetta. Dopo gli ha detto a Maria Speranza, il sarto, dice: Maria Speranza, dammi un'oretta che adesso vado a casa, la stiro, così ve la do tutta ben preparata. E la madre dice: ma figlio mio, io qui ho 50 suore che tutte sanno stirare, stirano la mattina e la sera, tu che la porti a fare a casa tua, poi devi tornare qua, dimmi la spesa e non ti preoccupare per stirare, che la donna suora. E allora gli paga la madre Speranza e lo manda via al sarto. Poi chiama una suora e lui era presente. Queste sono cose che mi ha raccontato Padre Alfredo, da bocca sua l'ho sentita, capito? Allora dice Padre Alfredo, io stavo lì, la madre mi chiama la suora, gli consegna la veste, dice: figlia mia, tu adesso vai lì alla sala, stiri bene la veste di Padre Alfredo, poi la tieni in sala, perché adesso tu, Alfredo, ti va a riposare. Domani mattino, quando suona il campanello, che arriva il vescovo, tu scendi, vieni nella sala, ritiri la veste e poi dopo ti presenti sull'altare con la veste stirata. Il vescovo ti darà la benedizione e tutto, e poi ti metterà la veste. Ecco il rito che si deve fare. Ai tempi di prima era così, adesso un po' hanno cambiato, ma prima era così. Padre Alfredo dice: io Piero me ne sono andato a letto. Ho detto le mie preghiere che i miei genitori mi hanno imparato, io l'ho sempre detto in vita mia, quelle preghiere. E dopo che ho pregato mi sono addormentato tranquillo, che alla fine al mattino, capito, avrei fatto sto pazzo, capito? Dice: durante la notte mi sveglio, non mi trovo in camera mia, Madre Speranza, che ci aveva le veste sulle mani, è un uomo di una bellezza straordinaria che emanava luce, era nostro Signore. Quindi lui ha trovato Madre Speranza che c'era la veste, e il Signore, un uomo, dice, di una bellezza straordinaria. E la madre gli diceva a questo qui, che era il Signore, adesso voi avete capito, gli diceva: sto figlio l'hai scelto tu, l'ha voluto tu, la prima benedizione gliela devi dare tu, perché questo sia un santo sacerdote. E poi gli devi dare la scienza infusa, perché questo è terrorizzato del greco e del latino, che non si ricorda di niente. Cioè questo va con i ragazzi a scuola, lo interrogano, non sa una parola, farà tutte figuracce. Proprio, ne ha tanto sto figlio. Allora tu gli devi dare un po' più di intelligenza, che possa imparare subito sto greco e il latino. Ci vuole la tua benedizione. E il Signore gli ha detto alla madre: ci penso io, non ti preoccupare. Dice: ho visto che il Signore ha alzato la mano, ma la Speranza c'aveva la veste. E il Signore ha alzato la mano, ha dato la benedizione alla veste, me l'ha benedetta lui. E benedetta nel nome del Padre mio, quindi era il Signore mio e dello Spirito Santo. La Madre Speranza ha ringraziato, grazie figlio mio, che al Signore la madre lo chiamava figlio mio, capite come la mamma, ecco, cioè, grazie figlio mio, grazie mio. Ho visto che la madre poi ha messo la veste in fondo al letto, poi all'improvviso tutto buio. Dice: io ero convinto di aver fatto un sogno, dice, ho sognato che la madre c'ha sti doni straordinari e stanotte mi è venuto, capito, sulla fantasia sto sogno. È venuto il Signore, la Madre Speranza, in occasione, sti fatti, no?
ero convinto di un sogno, ma io tremavo tanto, ero così colpito da questo fatto, da questa scena, che dopo tanto tempo, che mi sono calmato un po', ho deciso di accendere la luce. Cioè accendo la luce, la prova del 9. Se la veste non c'è, ho sognato. Ma se c'è la veste, io domani la devo ritirare giù alla sala. Qui la porta ce l'ho chiusa a chiave. Dice Pietro, ho acceso la luce, in fondo al letto c'era la veste. Qui è venuta Madre Speranza e è venuto il Signore. Dice, caro Pietro, mi sono sceso dal letto, sono stato tutta la notte a piangere sopra quella veste, che il Signore da paradiso è venuto qui sulla terra a benedirmi sta veste. Mi dice, ma tu capisci, da pazzi. Sono stato tutta la notte a piangere, fino al mattino, finché non ha suonato il campanello che è arrivato il vescovo. Mi sono lavato, vestito, e poi con questa veste gli ho dato la piegata e sono andato giù. La suora, come è arrivato il vescovo, va a aprire la porta per preparare la veste, cioè se viene a freddo a prendere la veste. La veste era scomparsa, non c'era più. È andata dalla madre, dice, madre, ma lo sai che questa notte, dice, io ho studiato la veste, ho chiuso la porta a chiave, ce l'ho avuta in tasca, stamattina vado a aprire e la veste non c'è più. E la serratura è buona, dice, non è un ladro. La madre ha detto, figlia mia, vai in chiesa e va a ringraziare il Signore, che stanotte il Signore è venuto prima in camera mia e poi lui ha preso la veste e l'abbiamo portata da padre Alfredo, la veste ce l'ha lui e gliel'ha benedetto il Signore, dice tu vai in chiesa a pregare. Allora sta suora è quella che è andata a dire a tutte le moniche lì in chiesa, dice guarda che la veste è scomparsa, sembra che la madre, il Signore gliel'ha portata in camera. Poi dopo, quando il vescovo sull'altare, arriva padre Alfredo con questa veste che alla notte l'ha ricevuta dalla madre, insomma, no? Va lì, quindi le sono tutte scioccate. Il vescovo non sapeva niente, ha dato la sua bella benedizione, era la seconda volta però che gliel'ha benedetta. Dopodiché, quando il vescovo è andato via, tutte le suore sul padre Alfredo, chi ti ha dato la veste, dove l'ha presa? E lui che piangeva come un bambino, ma anche durante la messa c'è stato sempre a piangere. Ma le suore, la luce, è commosso, invece era così colpito del fatto della notte che gli ha portato, e la veste era questa qui, questa è la veste, capito? Questa che lui, ecco perché io ci ho fatto questo santino, che le mie, insomma... Una volta mi ha chiamato e dice, ma che hai combinato? Perché ti metti a fastidio per ricordare il fatto? Ma facci piano, però il fatto è vero, è così. E adesso, dopo la madre, quando il vescovo è andato via, è andato sull'altare tutte le sore sul padre Alfredo. Lui che piangeva, non riusciva a parlare, era commosso del fatto della notte. Capito? Poi lui me l'ha raccontato, c'ero fuori posto, dice proprio, passa caro Pietro, tu non lo potrai mai capire. Dice, ringrazio il Signore che tu sei venuto con questa suora, fermati qui, ecco perché mi sono fermato per sempre. Adesso ho i miei 83 anni, ma sto con le valenze e ringrazio il Signore. E ecco perché faccio queste testimonianze, queste sono bombe atomiche, spirituali, ma altre che chiacchiere. Sta povera gente che non vanno più in chiesa, non pregano più, tutti fuori strada. Ma il Signore con questi fatti ti fa capire che c'è. La madre ci diceva sempre, il Signore ci ha creato liberi e rispetta la libertà. Capito? Il Signore rispetta la libertà. Alla madre gli ha fatto questi miracoli, che la madre è stata eroica. Ci sono le penitenze della madre, io in Spagna ci sono stato una trentina di volte, ci sono dei fatti della madre da sbalordire, i cilici che portava. Voi dovete venire a Colle Valenze un giorno, ma vi dovete dare 2 o 3 ore per raccontarvi un po' di fatti. Vi faccio vedere i cilici che portava i santi. Noi zero, io che vi parlo sotto zero, capito? Perché sono i giganti di santità, che la madre faceva queste penitenze enormi, che per voi è incredibile, non ci si crede. Perché? Perché vedendo il Signore a tu per tu, essa c'è tanto amore per il Signore che faceva queste grandi penitenze, capito? Allora ecco, quindi il padre Alfredo, ecco, dopo la madre ha fatto mettere tutte le suore a sedere e gli ha raccontato il fatto.
Ecco, me l'ha raccontato lui. Diciamo, la madre si è messa all'inchiesta, ha fatto mettere tutte le suore sedute e ha raccontato quello che era successo sulla notte. Cioè, durante la notte io stavo a pregare in camera mia e raccomandavo al Signore che questo qui era il primo figlio del Maurizio, fosse un santo. Cioè, però ci vuole la tua benedizione, che tu, figlio mio, gli dà le grazie in abbondanza, che sto figlio gli è costato tanto. Poi adesso andrà in seminario, capito, a 37 anni, capito? Quindi lui pregava alla madre il Signore che gli dasse una mano. E a un certo momento mi si presenta il Signore in camera, che gli dice: ma stai tranquilla, perché se io l'ho scelto, io gli starò vicino e io lo aiuterò, gli darò tutte le grazie necessarie. Allora la madre dice: figlio mio, però tu che puoi fare tutto, fagli un bel regalo. Adesso la veste, tu che puoi lo fare, portagliela tu, dagliela tu la prima benedizione. E nella tua benedizione mettici, ecco, che sia un santo sacerdote. Capito? E poi dagli sta scienza infusa. Allora il Signore sa che mi ha risposto: cioè, figlia mia, tu però devi venire con me, io gli darò la benedizione e mi impegno a dargli tutte le grazie necessarie, però tu come una mamma devi venire con me, perché tu dovrai essere la mamma di questi sacerdoti, questo è il primo, ma poi ne verranno tanti altri, tu devi essere la mamma di tutti questi sacerdoti. Allora il Signore con lui siamo andati nella stanza dove la suora aveva stirato la veste, ce l'aveva sopra il tavolo. Il Signore mi ha detto: prendela tu, che adesso gliela porteremo in camera di Paraffredo. Quindi io e il Signore siamo andati in camera di Paraffredo, lui dormiva, appena si è svegliato, lui ha visto tutta la scena, perché poi dopo ci avevo a sentire, gli ha detto che tu, Paraffredo, ti sei girato 3-4 volte, eri tutto impaurito. Non ero ancora convinto. La madre di Paraffredo gli ha detto: madre mia, io lì per lì non so, io, dice, sto fuori di me, dice, so che mi sono girato, sì sì, ma la conclusione che poi vi ho visto che il Signore mi ha dato la benedizione, capito? E quindi dopodiché tutte le suore, capito, abbraccia Paraffredo, una cosa un'altra, cosa dall'altro mondo, ma vedete che fatti meravigliosi, capito? Io ci ho vissuto con lui 30 ma di più con lui, perché la madre, 35 anni con la madre, dopo la madre è morta prima di Paraffredo, lui è morto dopo una quindicina d'anni circa, capito, è morto Paraffredo, con lui ci sono stati quasi una quarantina d'anni insieme. Era un santo sacerdote, di una delicatezza, di una bontà, era ricco sia nell'anima che nel corpo, di una famiglia veramente bella. La madre, oltre a questi bei fatti che vi ho raccontato, quello del figlio prodigo, la storia di Paraffredo, qualche volta sicuramente ce lo diceva per farci capire qualche cosa a noi, l'importanza anche del padre spirituale. E mi ricordo sempre che la madre una volta ci disse che una volta al suo padre spirituale, ecco, gli diceva che a vedere delle suore che erano un non troppo pulite, che qualcuno aveva l'abito un po' sporco, un po' rovinato, e quando essa era clarettiana aveva anche l'abito con la pettiera bianca qui davanti, allora si lagnava col confessore, diceva: quando vede la suora che un po' non è troppo pulita, porta insomma dentro di me. Allora il padre spirituale per penitenza dice: allora tu, essere per penitenza, ti devi sporcare il capito, dato che tu alla tua consorella non riesci a capirla, adesso tu te lo devi sporcare per penitenza. Dice: allora io, figlio mio, mi toccava obbedire. E una volta ho dovuto fare, prendo un bel pezzo di cioccolata, una cosa un'altra, un giorno di festa, e poi con le dita sono dovuto sporcare bene, che confessione mi ha dato questa penitenza. Dice: e quando io poi mi sono presentato, tutte le suore contro di me: ma che fai così? Dice: però io, figli miei, le suore mi improntolavano, però io ho dovuto fare questa penitenza, perché mi ha detto il confessore di farmi vedere così sporco, quindi mi sono dovuto prendere un po' tutte le voci che le suore improntolavano, che era così. Così come un'altra volta, dice, un giorno la superiora mi dice che non dovevo mettere l'ampolline sul pozzo, perché lei era sacristana, dice, altrimenti
dice col braccio l'ambollina ti può cadere dentro il pozzo. Dice io stavo riempiendo altri recipienti per le suore al pozzo e una suora cosa ha fatto? Ha visto che io l'ambollina per obbedienza, dopo che la superiora me l'ha detto, la mettevo sempre per terra. Quindi io ce l'avevo per terra, fuori del pozzo. Una novizia, senza sapere niente, mi ha fatto così una bravata, capito? Mi ha preso questa ambollina e me l'ha nascosta. Quindi io a un certo momento, è ora della messa, mancava questa ambollina. La superiora mi ha detto, tu sei stata una disobbediente, tu ti ho detto di metterla via, non tenerla a pozzo, tu sicuramente non hai obbedito e col braccio ti è andata sotto, perché se non c'è, se tu la metti, dove è andata a finire? Allora la madre diceva, io ero convinta, sicura, dall'averla messa per terra. Allora ho pensato se era stato il gatto o qualcuno che me l'ha portata via. A conclusione, la superiora mi dice, tu non vieni a mangiare finché non ritrovi l'ambollina, sicuramente ti è andata nel pozzo. Dice, allora adesso incomincia a tirare su con il secchio l'acqua, speriamo che ripeschi l'ambollina che tu hai mandato nel pozzo. La madre ci diceva, no, ce lo raccontava lei, allora, voi capite che per me era un'obbedienza fuori posto. No? Cioè, come faccio? Io ero sicura di averla messa per terra e quella adesso con l'acqua dice lo sai che ho fatto figli miei? Non solo un secchio, ci ho messo anche nel cavo un altro secchio, due, uno va e un altro ritorna, ma io ero convinta di non trovare niente perché io ero sicurissima che l'ambollina l'ho messa per terra, però io la voce della superiora era la voce di Dio. Il Signore mi dice, fa questo, vorrà che io faccia questa penitenza. Mi sono messo con l'acqua, no, versate centinaia di secchi d'acqua, questa bollina non è venuta mai fuori. Alla sera ho saltato il pranzo, sono stato sempre a lavorare, poi un certo momento una sera sono venute a prendermi e io mi sono trovata sul letto, perché è caduta, svenuta, con la coda tutta piena di sangue e le mani erano tutte piagate, spellate, che lei a forza di tirare su e giù, dice, ma io ho fatto l'obbedienza, per me la superiore come se... Ecco i santi, se ero io dicevo, no, ma che mi dice, questa è pazza, ma io ho detto a quella, ma manco il pezzo, per dire, ecco i santi. La marcia adesso, eppure io ho fatto l'obbedienza cieca, quella mi ha detto così, e ci ho messo anima e corpo, sicuro non trova niente. Fino al punto che è caduta, svenuta, poi l'hanno portata a letto, cioè le mani tutte spellate e la coda era tutta sporca di sangue. Poi dopo è ritornata a Romarcola. Quando alla sera vengono a sapere in comunità di questa benedetta bollina, sta novizia, si alza in piedi e dice, guardi, che io l'ho vista per terra, ho fatto uno scherzo a Mare Speranza e l'ho nascosta in un angolo. Poi mi sono dimenticata di riportarla apposta, mi sono dimenticata, non sapevo niente, adesso che lo vengo a sapere, c'è la colpa è la mia. Dice la superiore, ha detto la madre, nemmeno mi è venuta a chiedere scusa, capito? Dopo sono ritornato normale, tutto per bene. Ecco i santi, per dire che obbedienze eroiche. Un'altra volta dell'ombrello, l'ha mandata a fare una penitenza perché c'era delle suore che andavano in giro con l'ombrello, col sole, una cosa o un'altra. La madre dice, ma insomma, che queste storie, perché... E col confessore, capito, si è sfogata, così. Allora c'è cioè, un confessore molto rigido e duro, cioè, allora tu adesso andrai alla stazione di Madrid con l'ombrello, capito? Allora mi ha obbligata, dice a Madrid tutta, guarda sta suore, c'è cioè, il sole e tutto con questo ombrello, perché il confessore mi ha detto di mettermi l'ombrello, che io criticavo quelli che faceva troppa, quando anche pioveva, alla fine c'è un po' d'acqua, non c'è bisogno. Allora c'è queste critiche, io ho avuto questo confessore che mi faceva fino a dritte. Allora ci raccontava questi fattarelli, io mi ricordo che dico, mamma mia, io fino a sto punto
non ci arrivo, insomma, non c'ho questo eroismo. Però ecco i santi, l'obbedienza che era la cosa essenziale. E qui abbiamo la storia dei due bambinelli, di un bambinello, quello di Colle Valenza, che ve la racconterò un'altra volta. Però, avendovi parlato di Ennio e di padre Alfredo, mi piace adesso ricordare una figura molto bella che ho vissuto vicino a Mare Speranza, è la signorina Pilar. Io non l'ho conosciuta, però le suore ne parlano tanto bene, e Mare Speranza pure, e io l'ho sentita tante volte la madre raccontare di questa signorina Pilar. Questa qui era, adesso vi dico brevemente, perché la dovrebbero far santa, però aspettano che prima sia Mare Speranza santa, dichiarata dalla Chiesa, poi sicuramente faranno la signorina Pilar, perché in Vaticano è molto conosciuta. Lei era di una famiglia ricchissima, una famiglia più ricca della Spagna, pensate che faceva venire gli abiti dall'estero, le scarpe pure, per i ritrovi di queste famiglie ricche, via di seguito, di una vita capita meravigliosa. Poi è morto prima il papà, poi la mamma, rimasta orfana, però piena di soldi, e lei faceva tutte opere di carità, andava in giro nei conventi, quando arrivava la Pilar, arrivava il sole in convento, perché tutti i debiti, essa veniva a sapere i debiti, cosa veniva, un assegno, e saldava tutti i debiti, la Pilar gli pagava tutto, quindi era il sole, capito, quando arrivava nei conventi. Ma poi lei andava spesso in Vaticano e aiutava molto le missioni, e dava proprio tanti milioni per le missioni, per aprire gli ospedali, per i collegi, per le chiese. E a Madrid aveva messo un grande laboratorio, pagava tutto lei, e poi faceva partire le navi o gli aerei con i carichi di biancheria per le missioni, quindi una benefattrice enorme, una ragazza innamorata del Signore. E un giorno la madre viene a sapere dal Signore, però io una cosa importante non ve l'ho detto, però poi riprendo il discorso, altrimenti non capite tutta la storia. Su nel paese la madre qualche volta ci ha raccontato un po' anche la storia sua, che qualcuno, qualche sacerdote, questo l'ho trascurato, però è bene che ve lo dica adesso. La madre ci diceva che quando lei era piccolina gli appariva sempre Santa Teresa di Gesù Bambino, che si era offerta vittima all'amore misericordioso e è morta a 24 anni. Santa Teresa di Gesù Bambino, che è famosa, no? C'è il libro Storia di un'anima, che è un libro meraviglioso. E alla madre da piccolina gli appariva questa suora che gli diceva: io mi sono offerta vittima all'amore misericordioso, chiusa in convento di clausura. Tu sei stata scelta dal Signore per far conoscere l'amore misericordioso in tutto il mondo. E allora che cosa è successo? Che la madre dice: una volta sono andata a chiamare anche mamma, mamma vieni che c'è una suora tanto bella, che mi dice, la madre dice: ma che sogni figlia mia, che ti viene in mente? E una volta l'ho presa, l'ho mandata, l'ho fatto venire apposta nella saletta a vedere, arriva mamma che non c'era nessuno, dice: ma che ti viene in mente? Dice: quella lì mi appariva poi scompariva. Capito? Ma ero piccolina, dice, non mi rendevo conto di queste cose, solo dopo ho capito. E io una volta l'ho sentita a Colle Valenza, che era il compleanno della madre, e io stavo lì a sentire l'estasi, che gli faceva gli auguri, le anime del paradiso. E a un certo momento la madre dice: Teresina, figlia mia, anche tu mi fai gli auguri? Era Santa Teresa di Gesù Bambino, che stava in paradiso, e gli ha fatto gli auguri anche questa santa. Me la ricordo sempre, poi lo abbiamo detto alla madre, e la madre ci ha dato la conferma. Dice: c'era il Signore e alcune anime del paradiso che mi faceva gli auguri, era il compleanno della madre, capite? Vedi che collegamenti? Ecco, quindi lei fin da piccola già è stata scelta dal Signore per queste grandi cose. Poi dopo ha avuto un'alluvione, la casa sua gliel'hanno portata via perché era fatta di fango e paglia, è rimasta senza casa, allora si sono divisi anche i sei fratelli che lei aveva, e la Madre Speranza è andata a finire dal parroco,
che una sorella era maestra, allora la madre, che non era andata mai a scuola, che era di una famiglia povera, la madre ha imparato a leggere e a scrivere dalla sorella del parroco. Poi a 18 anni ha deciso di andarsi a farsi suora. E la madre raccontava che era la festa di Santa Teresa d'Avila, e a 18 anni ci sono libera di scegliere, io scelgo il convento, mi farò suora. E la madre ci è andata in giro a scegliere non il convento migliore, ma il convento più povero scelto. È andata a finire da un convento delle suore della Croce, insomma, che facevano grandi penitenze, era in via di estinzione, che era un collegio molto severo. Erano rimaste poche suore, tutte vecchie, che superavano i 100 anni, che più nessuno andava lì perché era un convento molto, molto duro, di grande penitenza. La madre ha scelto proprio quello, e anche perché dice: qui sono tutte vecchie, non c'è una suora giovane, qui posso lavorare giorno e notte per aiutare queste povere. Ecco i santi che vanno in convento per diventare santi e non per scegliere il meglio, capito? Per dare anche qui un altro segno tangibile. E la madre è partita e dice: io ho lasciato mia madre al letto che stava male. E la mamma dice: ma aspetta, di no mamma, dice oggi la festa di Santa Teresa d'Avila e io voglio entrare in convento e che voglio diventare una santa come Santa Teresa d'Avila. Ecco. Allora la mamma che sta sul letto dice: se tu sei, ci vai proprio con questo spirito che ti vuoi far santa, vacci pure. Allora la mamma gli ha dato il permesso di andare in convento e dice: quindi ho lasciato la mamma a letto. Poi è successo un fatto che pochi giorni fa è venuto il nipote di Madre Speranza, che io gli ho fatto scuola a Pedro, e mi ha scritto 2 o 3 lettere a me, e uno vuole un po' tutte le foto della zia di Madre Speranza, poi gli manderò anche questo filmino al nipote. E il nipote mi ha confermato questo fatto, che la madre sua Colle Valenza ci ha raccontato, tra le tante cose, mi ricordo anche questo fatto, che la madre ha detto che poi io ho lasciato la mamma che stava male, però il Signore mi ha fatto una grazia grande quando lei è morta, perché io stavo a Roma, avevo affondato questa congregazione, quindi ero passati parecchi anni, e vengo a sapere dal Signore che mia madre era morta e la sorella stava nei campi a lavorare. Allora che cosa è successo? Che il Signore mi ha voluto ricompensare, cioè tu l'hai lasciata che stava male, adesso vai a aiutare tua madre che è morta e tu la devi custodire e gli devi mettere l'abito, perché lui, essa nel comò ha messo l'abito per quando lei sarebbe morta. Quindi vai lì e il Signore in bilocazione mi ha mandato lì in Spagna, nella camera dove era tutto chiuso a chiave, la sorella stava in campagna, ha custodito la mamma e poi l'ha vestita, ha preso l'abito che aveva nel comò. Quando è tornata la sorella dai campi, apre, va in camera a trovare la sorella, la trova morta, vestita con l'abito, tutto custodito. Ha telefonato subito a Roma alla sorella Madre Speranza, dice: ma lo sai che è successo? È morta la mamma, ma io stavo nei campi. Quando sono tornata, sono andato subito a trovarla, che sempre la prima cosa andava a trovare la mamma. L'ho trovata morta, tutta vestita quella. La Madre Speranza dice: stai tranquilla che mi ha mandato il Signore a vestirla. E il nipote, che sarebbe il figlio di questa sorella, di Madre Speranza, dice: mamma, ce lo raccontava sempre di questo fatto, che quando ha telefonato a Roma, la Madre Speranza gli ha detto: ci sono stato io, mi ha mandato il Signore a vestirla e a prepararla, così, capito, che cosa grande di bilocazione, capito? Quindi adesso parlando mi viene in mente anche questi particolari della madre. Ecco, quindi, ecco, adesso ho fatto questa parentesi, no?
Dopo la madre, quindi, ecco, parlavo della signorina Pilar, adesso ritorniamo alla signorina Pilar, se no, per infatti ne so tanti, il tempo ne abbiamo poco, allora cerco un po' di guadagno al tempo, salto, proprio perdo il filo. Allora, che cosa è successo? Che questa Pilar, un giorno la madre, quando il signore prima si è fatto suora clarettiana, a 18 anni si è fatta suora, è andato in questo convento che era in via di estinzione, no? Poi dopo il vescovo la unite alle clarettiane e Maria Speranza è diventata clarettiana, suora clarettiana. E lì ha ricevuto le stimmate e mi ricordo sempre quando la madre, i sacerdoti, ma come ho avuto le stimmate? La madre saltava, non voleva un po' raccontare troppo. Però mi ha detto, figlio mio, dice, io ho ricevuto le stimmate, solo che al mattino, quando le suore mi hanno visto le mani che mi sanguinavano, la testa, mi usciva sangue da tutte le parti, dice, appena l'ha messa la superiora mi ha chiamato, che ti è successo? Dice, alla notte ho avuto le stimmate. Allora la superiora mi ha preso la macchina e mi ha portato all'ospedale a Madrid. Dice, mi ricordo sempre quando il medico appena mi ha visto si è messo i guanti di gomma, poi col dito me l'ha messo dentro la piaga, gli è passato di là il dito, questo me lo ricordo sempre, che la madre ci mi ha messo il dito, ci ha fatto il segno, gli è passato di là, il medico si è morito tanto, ha capito che era bucato, era le stimmate, e poi gli ha messo a piedi tutto, poi alla superficie della testa sono le stimmate, le piaghe come quelle di Nostro Signore. E da lì, dopo le suore, hanno cominciato a capire che la madre Speranza era qualcosa di grande, insomma, c'aveva questi doni. Poi dopo, essa aveva l'incarico nelle Clarettiane di essere l'economa a Madrid, un grande collegio, ma la madre dava tutti i poveri, andava a bussare, la madre vedeva il magazzino pieno, aiutava i poveri, quindi dava via la pasta, l'olio. E una volta, un anno, è successo che la superiora aveva comprato tanta roba perché d'estate doveva venire le suore a fare gli esercizi spirituali in questa casa a Madrid, che era molto grande. E quando è andato a fare i controlli, che aveva riempito tutto, ha trovato che era quasi tutto vuoto, che la madre Speranza aveva dato tutto ai poveri, gli ha strillato, la voleva mandare a casa. Dopo la mandate in chiesa invece di andare a mangiare, dice, va a pregare che arriva la provvidenza, che i soldi non c'è niente, tu dato via tutti i poveri. Allora la madre dice, io in chiesa gli dice al Signore, figlio mio, tutta questa povera gente, bambini che sono denutriti, ho cercato di aiutare questi poveretti, però tu capisci che anche la superiora ha le sue ragioni. Adesso vengono le suore, non c'è più niente, ma tu puoi fare tutto, dagli una bella benedizione. Dice, dopo mi sono venuto a chiamare che si era riempito tutto, magazzino tutto pieno, la pasta, l'olio, era tutto, sono andato a ricontrollare, dopo pranzo hanno visto il magazzino tutto moltiplicato. E allora dice, dopo sono venuto a chiamare, dice, ringrazio il Signore che qui si è moltiplicato tutto. Dice, quindi il Signore mi veniva sempre incontro, mi aiutava finché facevo del bene. Allora la madre ci raccontava anche questi fatti, forse per farci capire che noi ci dobbiamo impegnare a fare le opere buone, aiutare i bisognosi, i poveri, che il Signore è contento finché si fa queste opere buone. Quindi è cominciata la guerra civile, ecco, voglio dare un accenno un po' della storia della madre, un piccolo accenno. Dice, dopo, come è cominciata la guerra civile, il Signore l'ha fatto uscire dal convento e gli ha detto, tu devi fare una congregazione nuova per i tempi moderni e ti devi soprattutto preoccupare non solo dei poveri, ma anche dei preti. Perché i preti bisogna aiutarli, se rimangono soli si perdono, bisogna aiutarli. E io voglio una congregazione che si preoccupa per i sacerdoti. E la madre, per i sacerdoti, di fatti straordinari, ce ne sono a centinaia, soprattutto le bilocazioni, ne ha salvati tanti, sono cose meravigliose qui. Allora la madre ha dovuto uscire da questo convento dai clarettiani, dove lì
è cominciata la guerra contro Madre Speranza, e che i claretiani, sapendo che questa era una mistica, una santa, erano tutti convinti che l'estrimine ce l'aveva, moltiplicazione dei viveri parecchie volte sono avvenuti, già cominciamo a capire che era una santa, però alcuni non hanno capito che la madre ha fatto la volontà del Signore, che poi si è detto esci, fa una congregazione nuova per i tempi moderni. No? E la madre uscita con permesso anche del confessore, vai, fai pure. Allora lì i claretiani, che erano potenti, che erano molti vescovi, cardinali, tantissimi preti, cominciando ad andare contro, questa con estima ha perso la testa, perché era suora, perché non è rimasta qua, adesso si mette a fondare un ordine, ecco il diavolo che ci mette di mezzo le idee tutte sbagliate. Ma la madre dice, ho fatto sempre la volontà del Signore, se il Signore mi chiede di uscire, di fare una congregazione nuova per i tempi moderni, io devo fare la volontà sua. Allora la madre è uscita, però ci ha avuto tutti i claretiani un po' contro. E allora, ecco qui, la madre è incominciata a raccogliere i bambini, perché il Signore incomincia adesso a fare la prima opera di carità. Qui con la guerra civile ci sono migliaia di bambini abbandonati, senza papà e senza mamma, in mezzo alle strade, diventeranno tutti delinquenti, tu li devi aiutare e io ti aiuterò. E la madre ha incominciato a raccogliere i bambini, in poco tempo quasi 4-5 mila ne aveva, tanti. E poi ha avuto tante ragazze che gli sono date dietro alla madre, perché la madre era stigmatizzata, attirava l'attenzione, e poi vivendo vicino alla madre capivano i miracoli che venivano fuori, e quindi ecco che ha avuto in poco tempo tante suore e ha raccolto migliaia di bambini. Però voi capite che per mantenere questi bambini, io sono andato in Spagna, quindi tutti questi collegi che ho visitato, tutte le suore ne raccontavano di miracoli, che i magazzini vuoti dove lo chiama la madre, dice ci voleva sempre la presenza della madre, che quando la madre andava via il magazzino diminuiva e poi si cominciava a fare i debiti nei negozi, e quando i negozi non ci dava più niente, dovevamo chiamare la madre, madre vieni qua perché qui stiamo senza soldi, debiti da pagare, vieni tu. Arrivava Madre Speranza, alla sera i magazzini erano vuoti, però la notte gli appariva il Signore, e la madre col Signore ci litigava in una forma buona, ecco, era tanto l'amore che ci aveva, che gli diceva al Signore, figlio mio, tu mi hai promesso che mi aiuti, io sto raccogliendo tutti questi orfani, ma questi non mi danno una lira, c'è la guerra civile, dove vado a prendere il mangiare? Qui sono debiti da pagare. Allora la madre dice, quante volte al mattino il Signore mi diceva, chiama le suore prima della messa, porteli tutte lì a vedere che il magazzino io adesso te l'ho moltiplicato tutto, così si rende conto che io sto vicino a voi, vi aiuto. E la madre dice, al mattino facevo uscire le suore dalla cappella, venite al magazzino perché il Signore mi ha detto che ha moltiplicato tutto. Ci andavamo lì, ci apriva la porta, si rimaneva scioccati perché era tutto moltiplicato, pasta, olio, ceci, fa tutto. Perfino lo scatolame, il tonno, gli scatoli, il settore vuoto, era tutto pieno di scatolame, tutto. Ecco quando il Signore è grande, come gli faceva i miracoli. E con i tempi dice, uguali, quante volte, dice la madre. Cioè, però ricordate che il Signore voleva il lavoro e il sacrificio, le suore lavoravano tanto. Le suore sono state delle sante, specialmente a quei tempi delle madri, hanno lavorato tanto, giorno e notte, fino a mezzanotte, l'una, a lavare la biancheria dei bambini insieme alla madre. La madre faceva le nottate intere e le suore che stavano fino a tarda notte a lavorare, sfacchinavano tanto. Infatti queste sono una più santa dell'altra, le suore ai tempi della madre. Ma anche adesso sono brave, intendiamoci, ma prima quella Madre Speranza, queste che sono morte, sono tutte anime belle, proprio giganti di santità. La madre era l'esempio, perché lei che era la prima, la numero uno, e gli altri che stavano intorno vedevano queste meraviglie e anche loro lavoravano. E poi vedendo questi fatti ti fanno cambiare tutto.
E mi ricordo quando io sono andato in Spagna con la madre Speranza la prima volta, la madre parlava con le suore, io con la superiore ci raccontavo tutti questi fatti, ci facevo vedere il magazzino, quello di Madrid, dice qui una volta abbiamo chiamato, ma era tutto vuoto, è arrivata la madre la sera al mattino, era tutto pieno, tutto moltiplicato. Adesso ritorniamo alla Pilar, che quando la madre ha avuto l'ordine dal Signore di raccogliere tutti questi bambini, la madre non c'era le case per accoglierli, l'aveva presa in affitto. Poi è venuto il Signore che gli ha detto, presto ti farò conoscere una ragazza che è molto ricca e sta facendo tante opere di carità. Questa ti aiuterà molto, però ricordati che tu non devi prendere denaro da questa signorina. Se ti offre le ville, prendele pure, perché con le ville ci le potrai ampliare e potrai raccogliere tanti bambini poveri e bisognosi, ma il denaro non prendere niente, che lei il denaro aiuta molto in Vaticano, aiuta i conventi, aiuta le missioni, che sei da aiutare a queste opere buone. Tu ti devi fidare di me, ci penso io aiutarti, il Signore, e te la madre. Allora la madre ha detto, io della Pilar potevo avere i miliardi, ma gli ho detto sempre di no, perché il Signore mi aveva detto che i soldi non li dovevo prendere e non glielo ho mai presi, glielo ho rifiutato sempre. Allora, un giorno stavo a Madrid, aveva preso una grande casa in affitto, stavano a lavare la biancheria a mano, gli viene la portinaia che gli dice, madre, c'è una ragazza, tutta un po' particolare, che con l'autista, che vuole parlare con lei. La madre ha detto, stasera non parlo con nessuno, gli dica che arriva, che torni domani, che stasera dobbiamo lavorare, lavare tutta la biancheria sporca di questi bambini, che sto facendo tutta la biancheria sporca. E la madre andava con le suore e lavorava fino a mezzanotte, finché non aveva finito, lavavano a mano a quei tempi. Dopo, alla sera, nelle preghiere, la madre è andata in estasi e chiedeva aiuto al Signore. Allora il Signore ha detto, ma quella ragazza che io ti ho parlato, che ti aiuterà tutto, è quella che te l'ho mandata stasera, che tu non l'hai ricevuta, verrà domani, dice domani accoglila bene. Che la madre ha detto, ma tu sapevi che io stavo a lavorare e non potevo stare dietro a quella. Cioè, però domani ritorna, quella è la ragazza che ti aiuterà tanto. Cioè, il giorno dopo mi ritorna la Pilar con l'autista e sarà andata in albergo. Mi ritorna con l'autista e voleva sapere le notizie, quella io l'ho accolta perché già dal Signore sapevo che era la ragazza e mi doveva aiutare. Anzi, ho liberato una stanzetta perché essa, il Signore mi ha detto falla fermare anche qualche giorno qui, così lei si rende conto dei tuoi bisogni e tutto, che ti aiuterà. Allora ha liberato la cameretta e l'ha fatto dormire lì, lei che c'era i miliardi portati negli alberghi a 5 stelle, era una ragazza semplice, buona, che sta vicino alla madre, si è fermata e lì ho cominciato a vedere la madre in estasi, perché ci andavo continuamente e vedendo la madre in estasi si è innamorata della madre, questo e quest'altro. Allora voleva essa già pagare, però la madre gli diceva sempre, Pilare, dice io i soldi non li posso prendere, io mi devo fidare del Signore, che il Signore vuole che le suore siano sante, cioè le suore che lavorano e mi aiuteranno loro. Cioè allora ti do qualche villa perché tutte queste bambine, allora gli ha regalato 78 ville alla madre della Pilar e la madre in poco tempo ha allargato perché la Pilar gli ha dato queste ville. Adesso io saldo un po' tutto perché se no non finisco più, però io sono andato in una villa, me ne garai con la madre Speranza dove c'era una porta dove è successo questo fatto che adesso ve lo racconto, saldo un po' tutto perché la storia della Pilar stanno scrivendo un libro, adesso dovrà uscire fuori, sono cose meravigliose, adesso cerco di andare poche parole per chiudere. Allora dice, andiamo in questa villa, quindi ero presente, quando la madre dice, in questa porta una volta il Signore mi ha fatto un bello scherzo, sono venuto con la Pilar perché mi ha detto, in questa zona c'ho questa villa in montagna dove c'è un paese, ogni famiglia c'è qualche handicappato, c'era un virus non curato, lo Stato non si importava niente, ma ogni famiglia c'aveva un ammalato. Allora con la Pilar ho detto, sarebbe bello che in questa villa raccogliamo tutti questi poveri. La madre era d'accordo per aiutare non solo gli orfani, ma anche i poveri, capito? E allora gli ha regalato questa villa a Menegarai.
quando stava parlando del più del meno che la mamma riceve per raccogliere i bambini tutte queste belle sale, qui dobbiamo fare tutte le camerette, poi qui bisogna fabbricare un alone e via di seguito, insomma, sta facendo i piani. In una arriva un giovanotto che, con la barba, ha detto alla madre, un po' trasandato, però mi va a raccontare la... Io ci ho fatto anche le foto qui, in questa porta, che poi adesso l'ho consegnata in archivio. Ce l'hanno i nostri chiusi. E la madre ci raccontava, in questa porta era venuto sto tizio un giovanotto che voleva i soldi, voleva da mangiare, e io gli ho strillato, dico, ma come un giovanotto come te e va a chiedere da mangiare, qui ormai la signora Pilare questo qui la dona per raccogliere questi handicappati, queste bambine povere, bisognose, tu devi andare a lavorare, ti devi sudare col lavoro, non che va a chiedere l'elemosina, cioè, se c'è fame aspetta un momento che io ti vado a prendere da mangiare, ma i soldi non te li do, se non tu ti vai a ubriacare, insomma l'ha trattato un po' male. Poi lui ha preso la madre e se n'è andata nella villa della Pilare, ha acceso il fuoco, gli ha preparato una bistecca, un bacchetto, gliel'ha dato per mangiare, cioè, se lui c'è fame da mangiare glielo do, non è che... Però mentre la madre stava lì, che ha perso un quarticello di tempo, anche 20 minuti, c'è un po' di tempo che ci è voluto, la Pilare gli ha dato i soldi a sto poveretto, perché lui gli ha chiesto anche i soldi, ma la madre gli ha brontolato che non gliele dà. La Pilare del nascosto, e sarà libera, fa come si pare, i soldi ne aveva tanto, dice la Pilare, mentre io preparavo il pacchetto, essa gli ha dato i soldi, a me sarà libera, fa come gli pare e piace, hai fatto bene, insomma, no? Io poi meglio ho detto, cioè, quando sono tornato, con un bel pacchetto, gli ho fatto la bistecca, la frutta, tutto per bene, come glielo do, questo qui scompare. Era nostro Signore, la madre casca in ginocchio e il Signore l'ha rimproverata, la madre dice, come mi hai trattato male? Dice, ma tu hai il povero che viene a chiedere le mosse e li tratti così con la... La madre non ti può fare così, capito? Però il Signore sta scherzando là. La Pilare ha detto alla madre, quando poi il Signore è andato via, che io sono tornato normale, la Pilare mi si butta a collo, mi abbraccia, madre speranza, ma io ho dato il denaro, lo so che il Signore mi ha detto che tu sei stata molto brava, ma invece mi ha richiamato che sono stato poco educato, dice sto poveretto me l'ha aiutato, ma insomma mi ha trattato anche un po' male, cerco di essere più educata, ecco. E invece la Pilare ha capito tutto, mi ha aperto il portafoglio e mi ha dato i soldi. Allora la Pilare con la madre l'ha abbracciata, dice, pensi del dono grande, dice, non lo so che il Signore ha detto. Allora la Pilare ha detto, madre speranza, io mi voglio fare santa, io ti do tutte le mie ricchezze per la complicazione. La madre gli ha ripetuto, Pilare, il Signore a te ti vuole bene, che sai che tu le opere buone le fai, ma io i soldi mi devo fidare del Signore, non voglio niente, tu già mi hai regalato parecchie ville, abbiamo fatto, poi gli ha regalato la casa a Madrid, grande, tante cose, però ecco, tutta roba di ville, se gliel'ha regalata. Però la madre ha detto, io figlia mia mi devo fidare del Signore, tu sei stata bravissima, hai aiutato tanto il Vaticano, seguita ad aiutare il Vaticano. Dopo essa conosceva bene Pio XII, perché andava a Pilare in Vaticano, gli portava delle grandi somme per aiutare le missioni, per pagare gli ospedali, le chiese, e in Vaticano tutti la Pilare gli venivano bene. E lì la Pilare ha incominciato a raccontare a Papa Pio XII dei fatti straordinari. Poi quando il Papa ha visto la madre in bilocazione che già ve l'ho raccontato, allora ha avuto la conferma anche della Pilare che gli raccontava dei fatti grandi, capito? E tra questi qui la conclusione è questa, che la Pilare dopo ha voluto, ecco, la madre i soldi, l'eredità non l'ha voluta, quindi l'ha lasciata ai parenti, c'erano anche i parenti stretti, un po' se l'ho preso allo Stato e poi molto ha donato anche alla Chiesa per le missioni. Ma la madre non ha voluto niente, dice io mi devo fidare del Signore, ma c'ho le sore che il lavoro tira avanti e quello. E quindi ha detto io mi voglio far santa, ha fatto lasciare l'autista, dice lascia l'autista tutto, allora fa la vita delle suore. Dice tu, allora essa ha lasciato tutto e si è messa a fare, stare vicino a Madre Speranza, andava a lavorare nei giardini con Madre Speranza.
quando a Roma, in via Casilina, c'era l'orto che dalla sera al mattino si moltiplicava la roba, dalla sera al mattino. Raccoglieva i pomodori, il giorno dopo i pomodori grossi così, tiravano fuori le patate, il giorno dopo un altro sacchetto di patate, si moltiplicava tutti, fagiolini, da una sera all'altra, fagiolini lunghi di mezzo metro. Qui abbiamo tutte le suore testimone, che alla sera ripulivano quell'orto piccolino e il giorno dopo era tutto pieno, dalla sera lì erano due sante che lavoravano, la Pilar con Madre Speranza, più le suore che gli voltavano. E qui il discorso di Roma, bombardamento, è quello, lo faremo un altro giorno perché è un problema grosso, con fatti straordinari. E quindi la Pilare si è messa vicino alla madre ad aiutarla, è stata a Roma, ha fatto un sacco di bene sia in Spagna che a Roma. Poi al Papa gli ha raccontato tanti fatti. Io mi ricordo quando il Vescovo di Madrid si era messo un po' contro la madre per alcuni problemi che non è il caso che vi racconto, gli aveva proibito nella casa della Pilare, che prima l'aveva data in affitto al Vescovo, ma poi la Pilare i soldi non li voleva, però era in affitto alla curia. Quando poi, visto che la madre aveva migliaia di bambini orfani, questa casa l'ha regalata alla madre. Allora il Vescovo si è messo un po' contro con la curia, la Pilare comincia a dare sta moneta, capito? E c'è stato un po' di gelosia. Allora che cosa è successo? Che la Pilare si è messa sempre vicino alla madre quando ha visto questi fatti grossi, capito? E il Vescovo è venuto, quando gli ha dato la casa, gli ha proibito perfino che nessun prete doveva dire la messa in quella casa, che la Speranza era una disobbedienza, l'aveva presa male, capito? E quindi gli ha dato questo ordine, nessun prete gli poteva dire la messa in questa casa della madre, che era della Pilare, che poi l'ha data alla madre, però c'aveva 500 bambini e nessun prete diceva la messa, li doveva portare sempre in parrocchia. Quando la madre stava male, voleva fare la comunione, nessun prete gli portava la comunione. Allora lì sono cominciati i fatti straordinari. Una volta la madre era paralizzata sul letto, voleva fare la comunione, la Pilare al telefono, un prete, no? Dice, ma Pilare, il Vescovo non vuole, cioè, ma la madre sta paralizzata, è possibile che non gli portate la comunione? E starà senza, se il Vescovo non vuole. Allora che succedeva? Ecco i fatti straordinari. All'improvviso vedevano volare un'ostia che andava sulla bocca della madre e gli faceva la comunione. E la madre diceva che era l'angelo custode, che il Signore gli comandava di prendere l'ostia e di portargliela lì. E la madre, la Pilà, poi prendeva l'aereo da Madrid, andava a Roma, lo raccontava al Papa Pio XII. Cioè, senti, da qui ieri ho visto questo fatto, ma il Vescovo... Insomma, la conclusione, con questi ordini anche un po' duri, forti del Vescovo, lì si sono verificati dei miracoli straordinari. Un'altra volta il Signore, la madre stava in estesi, si hanno visto comparire un'ostia e ha fatto la comunione, è il Signore stesso che gli ha dato la comunione. E la madre gli dice al Signore, ma quest'ostia dove l'ha presa, figlio mio? Ce l'ho presa nel tabernacolo, dove il tuo Vescovo vuole che tu faccia la comunione lì. Ma siccome sei paralizzato, non ti puoi muovere, ci penso io. E il Signore gli dava la comunione. E le sue rimeste si vedeva all'ostia che andava sulla bocca della madre. Sti fatti straordinari che arricchisce la vita di santità di Madre Speranza. Vedi, con le cose storte il Signore poi va nel te. E la Pilare era presente, che poi raccontava tutto al Papa. Ecco che dopo Pio XII, quando la madre è andata a Roma, che il Papa ha detto fermati qui, che io qui ti darò tutte le approvazioni. Infatti dopo la Madre Speranza, che gli diceva al Papa, il Signore vuole che io in Italia devo fare in un bosco dove i cacciatori vanno a caccia a prendere gli uccelli, il Signore ci vuole prendere le anime, io lì devo fare il primo santuario del mondo dedicato all'amore misericordioso. Dopo è stato Pio XII il Papa che gli ha detto, comincia pure a fare questo santuario che io ti darò le approvazioni, capito? Ecco, e dopo a Roma è morta la Pilare, ecco, vi volevo arrivare a questo punto. Dopo la madre, prima di Colle Valenza,
La Pilar è morta quando stava a Roma, quindi la Pilar non è avvenuta con le Valenza, perché la madre ha fondato l'ordine maschile e il signore si è portato via la Pilar. Lei che sognava, voleva vedere l'ordine femminile, era fondato delle suore. Il maschile, padre Alfredo, questo qui vi ho raccontato, e dopo la morte della Pilar è venuto fuori questo padre Alfredo, che è stato il primo figlio dell'amore misericordioso. Ma prima invece c'era la Pilar, capito? La Pilar stava con la madre a Roma, poi il signore se l'ha portata via e ha lasciato la madre, e la madre poi ha fondato l'ordine dei sacerdoti. Ecco, però com'è morta la Pilar? Ecco il fatto grosso, ecco, voglio saldare un po' tutto, perché dopo la storia è grande, enorme, adesso vi do qualche idea, qualche brucella, vi racconto. Dice che la madre un giorno viene a sapere dal Signore che aveva bisogno di una vittima in riparazione dei peccati dell'umanità. Dice: io sulla terra ho visto due anime che mi amate perfettamente, tu e la signorina Pilar. Dice: una di voi due vi porterò via come una vittima. Allora la madre gli diceva al Signore: tu mi dici sempre che devo fondare l'ordine maschile, allora è bene che ci rimanga la Pilar, perché la Pilar è intelligente, preparata, conosce cardinali, vescovi, papa, conosce tutto. Invece il Signore è tutto il contrario. Dopo un po' di tempo la madre va in estasi e gli ha detto: figlia mia, io domani alle ore 2 mi porto via la Pilar. Ho scelto la Pilar, mi porto via. Tu rimani sulla terra e tu fonderai l'ordine maschile. Gli ha detto il Signore: mi porto via la Pilar. Allora la madre sapeva che alle 2 il giorno dopo si portava via la Pilar. Lei voleva andare di qua di là la Pilar. Quel giorno la madre non l'ha fatto uscire, perché sapeva che il Signore se la portava via alle 2. Sono andato in un negozio dove a comprare della roba. Allora la madre ce l'ha mandata, dice: ma torni subito a casa, perché te non ti vedo che stai troppo bene, gli diceva la madre, capito? E allora l'ha fatto uscire. C'era lì il bombardamento a quei tempi, lì a Roma, era durante l'ultima guerra, capito? E mentre la Pilar uscita, la madre ha chiamato le suore, essa dormiva al terzo piano, gli ha detto: sbondate il letto della Pilar, mettetelo all'ingresso, perché nella porta d'ingresso a fianco c'era una grande sala dove venivano i genitori dei bambini a trovarla, una sala grande, e dice: metteli qui, perché il Signore alle 2 mi si porta via la Pilar. Allora quando lei muore, verrà cardinali, vescovi, gente di Spagna, che le manda al terzo piano, che vengono qui. Allora sono in 448, gli hanno preparato, gli hanno messo in questa sala e il letto. Quando è tornato dal negozio, essa, la madre, ha detto: tu figlia mia, ha fatto tutte le scale, ti fa male, perché la madre ci sapeva fare, sapeva le cose, ma le nascondeva, proprio veniva l'ordine. Gli ha detto: Pilar, ti vedo che tu sei un po' stanca di qua, di là, non sta bene, tu no, ti fa male tutte queste scale, l'ascensore non c'è, ti fermi qui. Ma madre mia, perché tutto sto lavoro? Ma io piano piano. No, no, tu obbedisci, sono messo là. Insomma, l'ha messa lì. Piano piano, parlando con la madre amarista vicina, che sapeva che alle 2 il Signore se la portava via, era mezzogiorno passato, e anche le suore lo sapevano, A un certo punto comincia a sentirsi dei dolori al cuore. C'erano i bombardamenti a Roma. Allora la madre ha cercato di chiamare un medico. Erano tutti occupati con i bombardamenti, ferite, una cosa un'altra. Poi la Pilar, vedendo che il medico non veniva, sentiva i dolori a lui proprio molto forte al cuore. Gli diceva la madre, dice: madre, io mi vorrei offrire vittima all'amore misericordioso e vorrei un sacerdote, vorrei... Allora hanno chiamato il parroco, è venuto il sacerdote, lei non so se è confessata e tutto, poi si è fatta la consacrazione all'amore misericordioso. Dice: io mi voglio offrire vittima per il trionfo dell'amore misericordioso. La madre dopo un po' è andata in estasi. Mentre la madre stava in estasi,
è spirata la Pilare, si è consacrata all'amore misericordioso e poi ha fatto un rondolo e è morta. La madre ha detto: io, il Signore mi ha fatto questa grande grazia che ho visto l'anima della Pilare andare direttamente in paradiso. Il Signore gli ha detto: ecco la gloria che la Pilare merita, perché lei ha lasciato tutte le ricchezze, ha dato tutti i poveri e per amor mio è stata a lavorare insieme a te per i poveri. Ecco la gloria che avrà per tutta l'eternità. L'ho vista che è andata direttamente in paradiso e questa sarà una grande santa. Dopo, adesso, la tomba della Pilare sta a Roma, nella chiesa, la madre l'ha fatta mettere lì, perché dice, questa la faranno santa, io l'ho vista direttamente in paradiso. Dice, in paradiso diretti, non ci va nessuno, anche i santi passano in purgatorio, sono rari quelli che vanno retta. La Pilare è andata direttamente in paradiso. Infatti la madre ha detto, questa sarà una grande santa, però le nostre suore nostre, c'è prima Maria Speranza santa, che questa ha fatto l'ordine religioso, tutto, è stata in braccio destro, no? Dice, poi dopo sarà la Pilare. Ma vedete che fatti bellissimi? E questa ragazza quindi adesso sta in paradiso. E la tomba sta a Roma. Un giorno organizzeremo un viaggio, vi farò vedere la tomba della Pilare e il letto di Padre Alfredo dove il Signore gli ha portato la veste. A Roma stanno tutte queste cose. È tutto documentato, eh? Sono cose meravigliose. Io vi ringrazio molto, sarà per la prossima volta.